Buonasera colleghi. Allora, questa di oggi è una riunione della commissione congiunta. In realtà, ormai da tempo operiamo insieme con la consigliera Agnino, che voi vedete. Perché? Perché in realtà il legislatore ci ha voluto necessariamente unire. Perché mentre prima, per quanto riguardava il sovraindebitamento, era tutto regolato da una disciplina separata che poi è stata integrata anche nel 2020 con la legge 176. Come voi sapete, nel codice della crisi invece l'impianto è stato inserito all'interno del codice della crisi. Quindi l'attesa, l'impossibilità di fare incontri in aula non impedisce tuttavia di proseguire nella nostra attività di formazione. Io spero che siate molti oggi a essere collegati, poi lo saprò quanti sono i colleghi, coloro che sono collegati. Quindi noi peraltro oggi abbiamo un incontro un po' diverso da quello che eravamo abituati a fare in commissione. Perché? Perché abbiamo in realtà realizzato con Maria Agnino, l'abbiamo realizzato come se fosse un convegno. Questo è un mini convegno, però con cinque relatori di altissimo livello. Quindi inizierà Luciano Panzani, già presidente emerito della Corte d'Appello, senza il già presidente emerito della Corte d'Appello di Roma. Che introdurrà sulle novità, poi individuerà quali lui delle novità trattare, perché poco prima ha detto in realtà non sono più novità perché ne parliamo da tempo. Invece il presidente di Nostre tratterà il concetto di crisi, perché nel codice si parla di precrisi, di crisi, di probabile insolvenza, di crisi reversibile, di crisi irreversibile, cioè ormai è diventato un concetto che è difficile operarne una descrizione, come il legislatore ha tentato di fare. Peraltro il sovraindebitamento è ancora più complicato rispetto all'originaria definizione che se ne dava. Dopodiché Giorgio Costantino, che si dovrebbe collegare tra poco perché contestualmente è impegnato in un webinar con l'Università di Roma 3, parlerà del procedimento unitario, e quindi seguirà il collega Luigi Salomone sulla revocatoria, azione revocatoria. Quel che rimane dell'azione revocatoria, comunque io ho un Scusa, azioni ragionevole. recuperatorie. Attenzione, azioni Ah, recuperatorie oggi. recuperatorie. L'altra Beh, volta abbiamo parlato. ti ho cambiato il nome. Beh, siccome la revocatoria ormai quasi non si fa più, e tu ne sei No, ma stato poi se mi relatore. inviti vengo a parlare pure di revocatorie, l'abbiamo fatto 7 giorni fa. Chiedo Appunto. scusa. No, prego, benissimo, hai fatto bene a ricordarmelo. E quindi la collega Tania Enza Cassandro, che è componente della commissione crisi, come d'altronde Luigi Salomone, che è diritto societario, che si tratterà invece sul programma, il PRO, programma di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ormai più conosciuto con l'acronimo PRO. Allora, passerei a Luciano Panzani, che contestualmente ha un altro uditorio davanti, perché lui in questo momento si trova all'Università della Tuscia. Prego, Luciano, puoi. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Saluto in modo particolare, beh, saluto tutti gli amici, ma in modo particolare Antonio Caiafa e ringrazio per questo invito. Oggi il tema, io sto parlando a voi e sto parlando agli studenti del Dipartimento di Economia dell'Università della Tuscia e diciamo che per una felice combinazione, i temi che tratterò, a cui accennerò, sono gli stessi che sto affrontando, magari per qualche profilo in modo un pochino più semplificato, perché parlo degli studenti che seguono un corso di economia, non un corso di giurisprudenza, ma sono gli stessi temi. Allora, le novità, forse si potrebbe incominciare a dire che non è neppure del tutto chiaro se il codice della crisi abbia definitivamente sostituito la legge fallimentare, perché il legislatore ha ritenuto di dover intervenire
ancora sulle norme della legge fallimentare per modificarne alcune, sia pure ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, cioè con riferimento alle procedure pendenti già aperte. Ma noi ci stiamo occupando del codice della crisi, ma in realtà dal punto di vista fattuale moltissimi procedimenti che sono in corso davanti ai tribunali italiani sono procedimenti che sono ancora retti dalla vecchia disciplina, e ci sono anche questioni non tutte banali di diritto transitorio. Forse le questioni di diritto transitorio sono un po' inevitabili nel nostro sistema, questioni di diritto transitorio per gli studenti, la tal procedura aperta prima dell'entrata in vigore del codice della crisi, che è il 15 luglio di quest'anno, è retta integralmente ancora dalla vecchia disciplina, cioè dalla legge fallimentare, oppure per qualche verso si applicano anche già le nuove norme. Questi sono problemi pratici che hanno grandissima importanza, perché, come è chiaro, no? Bisogna sapere quali sono le norme che si applicano alla procedura e sui quali non sempre c'è chiarezza. Ma a parte questa premessa, io vorrei indicare che se prendiamo la relazione che era stata premessa al primo testo del codice della crisi, quello che entrò in vigore col decreto legislativo, cioè fu approvato col decreto legislativo 12 gennaio 2019 numero 14, con una lunga vacatio legis, e che poi fu rinviato per entrare in vigore, modificato più volte, il 15 luglio di quest'anno. Se prendiamo la prima relazione scritta da Renato Rohrdorf, si dice che il primo obiettivo della riforma era rappresentato dalla necessità di una riforma organica della materia che riconducesse, sto citando testualmente, a linearità l'intero sistema normativo. Perché? Perché la prima riforma della legge fallimentare era intervenuta con la riforma Vietti 2005-2006, perché si trattava di abolire il vecchio apparato sanzionatorio della legge fallimentare del 1942, anche perché ormai era stata aperta una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia per questo mancato adeguamento ai tempi, e poi successivamente negli anni si erano susseguite una serie di modifiche. Tra queste la più importante era certamente la nuova disciplina del sovraindebitamento introdotta dalla legge 3 del 2012. In sostanza, con l'abolizione delle sanzioni per il fallito, era rimasto una situazione di privilegio per gli imprenditori agricoli, in quanto non soggetti a fallimento, ma anche una situazione di mancata tutela per tutti quei soggetti, a cominciare dai consumatori, che non potevano avvalersi della legge fallimentare, avrebbero avuto interesse, ora che il fallimento non era più una sanzione, ma nello stesso tempo non avevano uno strumento di cui avvalersi. La legge sul sovraindebitamento introdusse due procedure, diciamo analoghe in qualche modo al concordato preventivo, che era l'accordo di ristrutturazione per il consumatore e l'accordo di ristrutturazione senza ulteriori definizioni per le altre figure, e una procedura liquidatoria, la liquidazione che allora non si chiamava ancora liquidazione controllata, ma in sostanza era quella, che però si apriva soltanto a istanza del debitore, non dei creditori. Ora, questa esigenza di unificazione è stata soddisfatta alla fusione della disciplina della legge fallimentare riservata all'imprenditore commerciale sopra soglia in crisi insolvente con le nuove regole introdotte per il sovraindebitamento, e questo si vede bene con l'articolo 1 del codice, che dice che il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, consumatore o professionista o imprenditore che eserciti anche non a fini di lucro un'attività commerciale, artigiana, agricola, operando quale persona fisica, quale persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese, società pubblica, esclusi lo Stato e gli enti pubblici territoriali.
Quindi la summa divisio, la divisione fondamentale che si era creata con la legge fallimentare, per cui da una parte l'imprenditore commerciale non piccolo era soggetto a fallimento e tutti gli altri soggetti non avevano uno strumento a cui far riferimento, è venuta meno, e questa profonda modifica del nostro sistema concorsuale, perché l'attuale procedura di sovraindebitamento si applica anche al debitore civile, quindi a colui che non è imprenditore né come imprenditore commerciale né imprenditore agricolo, che non è neanche un professionista. Sottolineo che per il diritto dell'Unione Europea il professionista è un imprenditore, anche se l'ordinamento italiano non sostiene questa tesi. Ma quindi tutti questi soggetti hanno oggi un quadro di riferimento che è il medesimo, e questo è indubbiamente una delle delle innovazioni più importanti, anche perché non c'è soltanto non c'è solo l'esistenza di procedure concorsuali, ma anche il ripristino di mezzi di tutela per i creditori, perché i creditori non votano nella procedura di ristrutturazione del consumatore, è uno di quei concordati cosiddetti coatti, dove la valutazione delle condizioni di ammissibilità e di approvazione del concordato è rimessa soltanto al tribunale, ma votano invece nel concordato minore, cui si applicano in quanto compatibili anche le norme del concordato preventivo, diciamo della procedura maggiore, ma soprattutto i creditori possono anche chiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata. Lo possono chiedere a condizione che i crediti complessivamente vantati nei confronti di questa figura di debitore siano superiori ai 50.000 euro, e che se si tratta di persona fisica, questa persona fisica abbia comunque un patrimonio, cioè che il risultato sia un risultato utile. Da questo punto di vista c'è però uno stridore nella disciplina del sovraindebitamento, perché ci sono una serie di ipotesi di apertura della liquidazione controllata che esistevano già nella vecchia legge sul sovraindebitamento, che sono delle vere e proprie sanzioni, cioè seguono a casi di frode o anche semplicemente di inadempimento del concordato. Qui non sono richiamate in queste ipotesi, che valgono anche per il consumatore, i requisiti previsti dalla disciplina della liquidazione controllata perché l'azione dei creditori sia ammissibile. È sufficiente che un creditore chieda l'apertura della procedura, lo chieda il pubblico ministero, e questo dà chiaramente il segno che si tratta di una procedura in un qualche senso sanzionatoria, e scatta la liquidazione. C'è un punto, ci sarebbero anche altre ipotesi di una valutazione in qualche modo moralistica nella disciplina del sovraindebitamento, perché c'è per esempio la valutazione della colpa nel indebitarsi, che è un ostacolo all'ammissione sia alla procedura del consumatore sia al concordato minore. Se il soggetto si indebita con colpa grave, scatta l'inammissibilità della domanda, ed evidentemente noi sappiamo tutti che in tempi in cui c'è da una parte una fortissima sollecitazione con tutti i mezzi a comprare, cosiddetto credito al consumo, a indebitarsi, dall'altra ci sono anche delle situazioni patologiche, per esempio la ludopatia, o in cui diventa abbastanza delicata questa valutazione della colpa grave. La colpa incide anche sulla posizione del creditore, perché il creditore, che sia un finanziatore, che non sia un soggetto, un creditore qualsiasi, ma sia un soggetto finanziatore, quindi possono esserci anche dei problemi di valutazione di chi è un finanziatore, a parte l'ovvia ipotesi della banca, che eroga credito
in violazione del 124 del testo unico bancario, comunque dei principi in tema di merito creditizio, è soggetto a una sanzione di carattere processuale, cioè non può opporsi alla omologazione. Ora, questa norma è una norma che a mio avviso ha profili di incostituzionalità abbastanza evidenti, perché l'articolo 24 della Costituzione non prevede, non tollera limitazioni al diritto di azione o al diritto di difesa. Noi abbiamo conosciuto in altra disciplina, in quella che riguardava la cosiddetta allerta, soprattutto l'allerta esterna nella prima versione del codice, quella degli occhi, per intenderci, una sanzione che era prevista per gli enti pubblici che non facessero le segnalazioni all'OCRI, in quanto questi avrebbero perso il privilegio. Quello, se ovviamente si trattava di credito tutelato dal privilegio, quella era evidentemente una sanzione che in qualche modo poteva avere, diciamo, cittadinanza nel nostro ordinamento, ma io credo che una sanzione di carattere processuale sia qualcosa sul quale il nostro sistema non può concordare. C'è un altro profilo, lo ricordava Antonio Caiafa qualche minuto fa, in cui la riforma organica ha portato a un risultato abbastanza evidente, che ha modificato di molto la disciplina vigente, perché è il procedimento unitario, definito nella relazione al codice, nella prima relazione, quella scritta da Renato Rordorf, contenitore processuale uniforme delle iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi e dell'insolvenza, fatte salve le disposizioni speciali riguardanti l'una o l'altra di tali situazioni. Ora, io ritengo che sicuramente la disciplina del procedimento unitario, che è una novità e quindi una novità che per chi si accosta al codice rappresenta anche una difficoltà, la disciplina del procedimento unitario sia stata migliorata con la seconda versione che è uscita del codice elaborata dalla Commissione Pagni, perché si è fatto un accurato lavoro per togliere dalla disciplina del procedimento unitario norme di carattere sostanziale che vi erano confluite e vi riportarvi invece norme processuali che avevano avuto originariamente un'altra collocazione. In questo sicuramente oggi la disciplina del procedimento unitario è molto più coordinata che in passato. Ma resta che in questo modo alcune norme chiave della disciplina del concordato e degli accordi di ristrutturazione, penso per esempio agli articoli 46 e 47, sono inserite nel procedimento unitario. Il resto della disciplina di questi istituti sta altrove, per esempio per quel che riguarda gli accordi, il concordato preventivo sta negli articoli 84 e seguenti, e indubbiamente questo costringe chi si accosta al codice a una ginnastica che non è assolutamente facile e tantomeno ovvia. Quindi da questo punto di vista il pratico si trova di fronte non solo un codice che ha un ordinamento diverso dalla legge fallimentare, perché la legge fallimentare iniziava con la disciplina del fallimento e seguivano le allora definite procedure minori, ma oggi giustamente, perché l'impostazione della direttiva Insolvency è quella di dare grande importanza alle procedure di ristrutturazione, quindi oggi noi abbiamo un codice più ampio, perché sono oltre 400 articoli se contiamo i bis, i ter e via dicendo, rispetto ai 270 circa della legge fallimentare, ma questo codice inizia con alcuni principi generali e poi le definizioni, alcuni principi generali e poi la disciplina delle procedure, dei cosiddetti, quelli che la direttiva definiva quadri di ristrutturazione, che adesso sono diventati strumenti, nel linguaggio del codice, strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza, e che occupano la prima parte. Ma oltre a questa diversa collocazione della materia, c'è anche proprio il procedimento unitario che rappresenta un blocco che bisogna, diciamo, introiettare. La previsione di una disciplina organica ha portato anche
a queste definizioni che sono importantissime e che sono contenute nell'articolo 2 e nei principi generali che si applicano a tutte le procedure, ivi compresi i doveri delle parti, e tra questi indicati nell'articolo 4, prima di tutto l'obbligo di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Tutti gli altri doveri che sono indicati sono sostanzialmente un aspetto, una, come dire, una declinazione di questo principio di carattere generale. Però l'organicità della riforma ha alcuni punti deboli, che sono stati il risultato di errori tecnici, ma di scelte della politica. Il primo è che la procedura di amministrazione straordinaria è al di fuori della sfera di applicazione del codice, ma questo non è solo un problema, diciamo così, di sedes materie, di collocazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria in una legge speciale, la legge 270-99, il decreto Marzano, il decreto legge 347 del 2003, seguito poi da tutte le modifiche che si sono accumulate nel tempo, ma c'è proprio una differenza di interessi tutelati, nel senso che le procedure di ristrutturazione e l'amministrazione straordinaria è anche una procedura di ristrutturazione, ancorché abbia come presupposto di accesso l'insolvenza e non lo stato di crisi, ma è diretta comunque alla prosecuzione o in continuità diretta o in continuità indiretta e attraverso la cessione dei complessi aziendali, altrimenti si deve convertire la legge, diceva, fallimento, oggi liquidazione giudiziale. Ma la procedura non tutela, se non diciamo in misura limitatissima, i diritti dei creditori. Ora, il diritto di credito è tutelato perché il protocollo numero 1 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la giurisprudenza sia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sia della Corte Costituzionale, è detta una regolamentazione per cui il diritto di credito è tutelato quanto un diritto assoluto, quanto un diritto reale, non può quindi essere espropriato senza indennizzo. La tutela dei creditori nella direttiva è limitata a quanto essi potrebbero percepire. Il principio del creditor no worse off significa che i creditori non devono ricevere meno di quanto potrebbero ricevere in caso di liquidazione, o dice la direttiva, in uno scenario alternativo. Il nostro codice parla solo dell'ipotesi liquidazione, ma noi nell'amministrazione straordinaria non troviamo tutto ciò. Viceversa, troviamo sicuramente la tutela del diritto all'occupazione, dei posti di lavoro, troviamo altrettanto sicuramente la tutela della prosecuzione della continuità dell'impresa, che sono anche interessi tutelati dalla direttiva. Ma è evidente che la mancata tutela del diritto di credito rappresenta un problema abbastanza rilevante, e è possibile che questo contrasto di interessi tutelati possa portare a un intervento in futuro della Corte Costituzionale. L'altro obiettivo della riforma, che pure enunciato compiutamente dalla legge delega, la legge 155 del 2017, per precisa scelta politica non ha avuto attuazione, se non alcune norme, diciamo, di manifesto all'interno del codice, è quello relativo alla specializzazione del giudice, perché la specializzazione del giudice, che aveva una precisa articolazione nella legge delega, mirando alla formazione di sezioni specializzate presso i tribunali di qualche rilievo e quindi alla formazione di giudici specializzati, non ha avuto seguito. La specializzazione del giudice, la specializzazione di tutti i soggetti che operano nel settore è riconosciuta dalla direttiva come un obiettivo che deve essere raggiunto. Anche questo è un punto che deve essere affrontato. Io vorrei dedicare gli ultimi, credo, 6 minuti, se non vado errato, del mio intervento alla composizione negoziata, perché certamente ci sono una serie di problemi che deriveranno dall'applicazione
della nuova disciplina del concordato, soprattutto del concordato in continuità e degli altri istituti che sono contenuti nel codice, alcuni dei quali sono nuovi, come il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, che verranno, diciamo, alcuni nodi che verranno al pettine nella giurisprudenza dei tribunali. Ma proprio quella disciplina transitoria che noi stiamo oggi, di cui accennavo all'inizio, fa sì che questi problemi non siano ancora così evidenti, e io credo che dovremo aspettare ancora un poco prima di vedere delle pronunce rilevanti da questo punto di vista della giurisprudenza. D'altra parte, credo che un segno dei tempi, lo dico più per gli studenti che per chi mi ascolta attraverso l'Ordine di Roma, è notizia di questi giorni che i creditori hanno votato a favore dell'omologazione della proposta di concordato Ferrarini, e dunque questa proposta, che peraltro ha avuto un'approvazione molto di una percentuale molto rilevante di creditori, mi pare che siamo l'85%, e che è indubbiamente un successo, perché i dati di bilancio della Ferrarini sono dati assolutamente positivi, ma quindi la ristrutturazione è riuscita, ma la procedura è pendente, ancora manca l'omologazione da 4 anni e mezzo. Allora ci si può domandare quali saranno in futuro i tempi delle procedure, considerando che i nuovi istituti elaborati dal legislatore col codice della crisi sono certamente più complessi di quelli che conosceva la legge fallimentare, e quindi forse daranno luogo a qualche ulteriore questione, anche se poi la legge dice che il concordato non deve durare più di 12 mesi, però è una norma che è priva di sanzione. Bene, perché volevo accennare alla composizione negoziata? Perché la composizione negoziata, e ci sarà, mi pare, domani a Roma un convegno di Union Camere proprio su questo tema, non è una procedura, è un iter di conciliazione, di cui credo di aver già spiegato i tratti fondamentali agli studenti in altre occasioni, ma è un procedimento che mira a raggiungere un accordo tra il debitore e i creditori sotto il controllo di un esperto e con l'eventuale intervento in alcuni momenti del tribunale, soprattutto per le misure protettive, cioè per la concessione della sospensione delle azioni esecutive. Questo procedimento è stato valutato positivamente da molti commentatori, ma se noi guardiamo i numeri, diciamo che il decreto legge 118 che l'ha introdotto era del 24 agosto del 2021, il tutto è diventato operativo a novembre del 2021, quindi è circa un anno. Se noi guardiamo i numeri diffusi da Union Camere, vediamo che siamo intorno alle 500 procedure, mentre 10.000, quindi c'è un contrasto enorme, una sproporzione enorme. Perché è vero che c'è un dato positivo, cioè che c'è una percentuale intorno al 35% in cui non c'è richiesta di misure protettive, siccome la composizione negoziata ha come presupposto il pericolo di crisi, la crisi o l'insolvenza, tre ipotesi diverse, quindi si può entrare molto presto, evidentemente ci sono imprenditori che hanno percepito l'opportunità di iniziare tempestivamente e di non dar luogo alla... C'è da dire che è vero che si tratta di un procedimento nuovo, tutti i procedimenti nuovi scontano del tempo per entrare nell'arsenale degli strumenti che vengono usati dai professionisti. Nessuno vuole fare da cavia, evidentemente, è successo già per gli accordi di ristrutturazione, ma certo c'è un problema che alcuni cominciano a percepire, e cioè l'atteggiamento del sistema bancario. Non che le banche siano animate da ostilità preconcetta nei confronti della composizione negoziata, ma c'è il fatto che le norme sulla vigilanza prudenziale, che badate bene, non sono norme italiane, sono norme europee della BCE e dell'autorità di vigilanza, e sono norme che, diciamo, danno un'indicazione che ogni qualvolta
viene chiesto un procedimento, l'avvio di un procedimento che implica la possibilità che un credito non venga soddisfatto integralmente alla scadenza, vi è l'onere per la banca di valutare la solvibilità e se questa valutazione è negativa o se la banca ritiene che in sede di ispezione gli ispettori potrebbero obiettare su questo, sulla non aver classificato questo credito come un credito non performante, ebbene a questo punto occorre fare gli accantonamenti e, relativi, prudenziali, e soprattutto occorre interrompere l'erogazione di credito. Da questo punto di vista il codice della crisi nel testo attuale dice che le clausole ipso facto non sono valide, quindi non è possibile per la banca o per il finanziatore recedere dal contratto, sospendere il contratto per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata, ma in qualche modo sono salve le norme relative alla disciplina della vigilanza prudenziale, non potrebbe essere diverse. Valutazioni che io credo che debbano essere compiute un po' da tutti, sia dal sistema bancario, sia dalle autorità di governo, questo problema lo devono portare all'attenzione degli organi europei, sia in qualche modo una riflessione ulteriore sul nostro sistema di finanziamento delle imprese, perché è chiaro che le imprese in crisi hanno delle situazioni peculiari per cui il loro finanziamento da una parte è fondamentale, ma dall'altra non può essere regolato secondo quelli che sono i criteri che vanno bene per le imprese in buona salute. Questo è un punto molto, molto serio sul quale credo che in futuro bisognerà riflettere ulteriormente. Bene, io credo, Antonio, che i miei 20 minuti siano finiti e mi fermerei qui. Ti ringrazio perché per la bellissima esposizione, brillantissima, e hai toccato molti dei punti che ovviamente riguardavano il contenuto delle novità, ma ovviamente non potevano essere rappresentati nel tempo assegnato in quanto molto ristretto. Certo, c'è una sorta di preoccupazione, nel senso che nel codice della crisi sono state fatte, diciamo, proprio in altre norme, no? Quindi una sorta di sistemazione di norme preesistenti, come in particolare proprio sul sovraindebitamento, visto che il legislatore era intervenuto nel dicembre del 2000 con la legge 2020, con la legge 176, no? Ora non vorrei che diventasse una sorta di vasi comunicanti, e cioè che iniziamo a portare delle disposizioni del codice della crisi per meglio rendere applicabile la disciplina fallimentare, come è avvenuto adesso col decreto legislativo di ottobre del 2022. Vorremmo avere, noi operatori, vorremmo avere un po' più di serenità e tranquillità, perché queste norme già creano dei problemi di interpretazione. Poi Giorgio Costantino, che ho visto che si è collegato, ce lo dirà sul procedimento unitario, perché il procedimento unitario, sì, è vero, ci abitua a una sorta di ginnastica, no? Che ci fa spostare dalle norme sostanziali o comunque regolamentari, procedimentali, andare a individuare quelle processuali nella relativa disciplina. Però fino a che non avremo dei provvedimenti, quelli che sono già intervenuti lasciano, insomma, prevedere una diversità di interpretazioni che sicuramente non va a vantaggio poi della possibilità di risolvere le diverse questioni. Grazie, ti lascio ai tuoi studenti e noi continuiamo il nostro incontro, che dimostra che questo incontro di oggi era un incontro diciamo atteso. Adesso, arrivederci, grazie, scusatemi, ma io vi lascio. No, grazie a te, Luciano, arrivederci. Allora, adesso abbiamo Lucio Di Nos, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, ma non c'è bisogno di altra presentazione perché è più volte stato tra i nostri anticipata. In realtà il codice, dopo aver tentato una prima descrizione della crisi,
riferendola all'alterato equilibrio economico patrimoniale, che è poi espressione che troviamo nel sovraindebitamento, ma non nelle definizioni, la crisi viene vista come prospettica, come probabile insolvenza. Quindi la crisi, abbiamo sentito da molti economisti aziendali, che hai previsto l'ideatore del codice, chi ha scritto questo codice della crisi, perché opera a più mani, dovrebbe essere intercettata al suo primo manifestarsi, e per questo l'articolo 2086 del codice civile ha previsto la necessaria costituzione di assetti organizzativi contabili diretti alla immediata rilevazione della crisi. Noi però sappiamo che così non è, perché in realtà la pre-crisi il nostro imprenditore non la conosce. Il nostro imprenditore conosce forse nemmeno la crisi, ma conosce direttamente quella che è irreversibile. E allora, quali di questi strumenti effettivamente, che sono stati modelli, che sono stati previsti anche in applicazione della direttiva Insolvency, consentono di poter coniugare questo fenomeno da fisiologico a patologico, che si trova nell'intermezzo. Grazie Lucio. Grazie, porgo il mio saluto a tutti coloro che sono collegati, che partecipano, i professionisti in particolare, che, come dice Antonio, sono in grandissimo numero. Grazie per avermi invitato e quindi per avermi consentito di partecipare ancora una volta a queste brillanti iniziative, e passo ad affrontare il tema che mi è stato affidato, quello del concetto della crisi. Riferirsi immediatamente subito alla definizione di cui all'articolo 2 del nuovo codice della crisi sarebbe riduttivo e oserei dire banale. E allora la vorrei prendere un po' nel limite dei tempi, poi Antonio mi fermerà quando il tempo è scaduto, ma cercherò di essere nei 20 minuti. Vediamo un po' in generale cos'è questo concetto di crisi. Come tutte le crisi che pur stiamo vivendo e che sono collegate con la crisi economica, possono essere circostanze o fattori determinanti per lo scatenarsi della crisi economica. Mi riferisco ad esempio alla crisi politica, alla crisi derivante anche dalla politica internazionale, la guerra alle porte dell'Europa che tutti sappiamo essere in atto, ma anche crisi di valori, crisi appunto della giustizia e tutte queste crisi che interagiscono tra di loro. Ma noi ci dobbiamo preoccupare in particolare della crisi d'impresa. Quindi la crisi d'impresa non è altro che una porzione, un settore, una fetta della crisi economica che colpisce tutti quanti. Quella che è delineata astrattamente e definita, individuata dal codice delle imprese. Però consentitemi di dirlo subito, perché il mio intervento è tutto finalizzato su questo. Dalla lettura del codice, del nuovo codice, del nuovissimo codice, e ora bisognerà dire nuovissimo codice, nuovo codice e vecchio codice. Questi termini a Napoli indicano, forse già l'ho detto un'altra volta, dei luoghi di riposo eterno, dove c'è il nuovissimo, il nuovo e il monumentale. Probabilmente anche con il codice stiamo già al nuovissimo e al nuovo dopo pochi mesi, perdonatemi per sdrammatizzare. Emerge un chiaro e netto distacco tra il concetto di crisi, come previsto nella normativa, nella teoria, nella previsione astratta della norma, e la crisi che si percepisce tutti i giorni nella realtà quotidiana, doverla applicare tutti i giorni. Queste definizioni, queste procedure, questa normativa, questi percorsi hanno una ricaduta immediata ed effettiva sull'economia, quella reale. E c'è quindi il rischio di una diversità di applicazione di questi concetti, una diversa interpretazione, lo diceva prima di me Luciano Panzani, anche nell'ambito appunto della giurisprudenza dei vari tribunali, ed aggiungo anche nel seno della Cassazione, che una volta dice una cosa e il giorno dopo a volte dice tutt'altra cosa. Concetto di crisi. Prima del nuovo e del nuovissimo codice della crisi non c'era una definizione. Non c'era la definizione, però il concetto era ben chiaro. La crisi veniva identificata con quello stato di illiquidità temporanea, molto sinteticamente, certamente non mi voglio perdere o tediarvi con definizioni teoriche, tutt'altro. Una illiquidità temporanea e come tale reversibile. Era quello stato, oserei dire fisiologico, perché la vita delle imprese è come la vita umana, ha degli alti e dei bassi e poi ci si riprende.
Quindi anche i periodi di malattia, per così dire, sono fisiologici, fanno parte del periodo della vita dell'impresa, però era reversibile, transeunte, e quindi aveva una sua fine, l'impresa poteva continuare. L'insolvenza invece era lo stato patologico, irreversibile, l'incapacità di far fronte alle obbligazioni in un modo definitivo, e per cui c'era una determinava la fine dell'attività di impresa, come tutte le cose di questa terra che hanno un inizio ed hanno una fine, e quindi c'era una differenza ontologica evidente tra i due istituti, l'una transeunte, l'altro definitivo. Non mi starò a soffermare su quello che si dice sempre più spesso sul concetto ancora oggi della reversibilità dell'insolvenza, che viene accettato comunemente, che godiamo, se volete, per scontato, per me non lo è, comunque che anche l'insolvenza sia reversibile. L'accenno precedente all'amministrazione straordinaria sarebbe proprio uno di quegli esempi, cioè l'impresa che si trova in uno stato di insolvenza, se va in porto l'amministrazione straordinaria ne viene fuori. Benissimo, prendiamone atto, è giusto che si evidenzino tutte le tesi e tutte le norme e tutto ciò che viene detto e viene scritto. Nel nuovo codice che cosa abbiamo? Abbiamo finalmente una definizione legislativa della crisi, solo che se è chiara la definizione è meno chiaro il concetto, e vedremo perché. Non distingue dall'introduzione di Antonio Caiafa, come prima, su una situazione attuale che è di illiquidità, di difficoltà economico-finanziaria, bensì capovolge completamente questo concetto e vede la crisi in funzione prospettica. Che significa? Significa, leggeremo poi parola per parola, dove è necessario, le definizioni di cui al nuovo codice della crisi, quindi la norma in vigore, per vedere che cosa significa questo. Allora, è un giudizio probabilistico e prospettico, cioè orientato al futuro. Ora mi chiedo e vi chiedo: che il diritto non fosse una scienza esatta, annoverabile tra quelle scienze esatte, lo sapevamo tutti, ma che addirittura dovesse porsi dei problemi di prospezione, di chiaroveggenza, di chiromanzia, a me personalmente sembra un po' troppo. Cioè, noi dovremmo, con molta perplessità, affidare le sorti di un'impresa che si trova in una determinata situazione economica a delle mere valutazioni prospettiche, a un giudizio futuro, con indici e parametri che, ripeto, come già è stato detto, potrebbero e possono, ben possono essere diversamente interpretati in base ai dati di bilancio. Una brevissima notazione sul bilancio. Noi sappiamo che il bilancio è la fotografia a un determinato momento, normalmente alla fine dell'anno, dell'esercizio che coincide con l'anno solare, di quel che fotografa lo stato dell'impresa, dell'imprenditore. Ma il bilancio è sempre veritiero. Il bilancio di cui noi andiamo a fare affidamento è già impugnabile, è stato impugnato, non è più impugnabile. Allora, affidarsi a dei dati di bilancio, come ci dice la definizione normativa, e fare un giudizio prospettico e futuro probabilistico, quindi stiamo nel campo delle scommesse sul futuro, mi lascia molto molto perplesso, perché affidare l'economia nazionale, quella che è voluta dal vecchio legislatore del 2005-2006, che era lo scopo della riforma, di quella di salvare l'economia nazionale a discapito addirittura del singolo imprenditore, perché era un bene troppo importante per il nostro Stato, per lo Stato di diritto in cui viviamo, mi sembra abbastanza pericoloso. Quindi la definizione dello stato di crisi, secondo l'articolo 2, e perdonatemi se leggiamo insieme, ci dice: per crisi si intende, alla lettera A c'è la crisi, lo stato del debitore. Benissimo, qual è questo stato del debitore? Perché faccio questa notazione? Perché nella precedente versione, e vado alla precedente versione, quella vecchia, si diceva, vecchia nel senso della prima stesura del codice della crisi, non mi riferisco alla legge del 2006, del 2005-2006, era lo stato di difficoltà economico-finanziario. Adesso questi due aggettivi, economico-finanziario, vengono soppressi. Quindi è lo stato del debitore, ma non viene qualificato. Che significa lo stato dell'imprenditore, del debitore, come dice la norma? Possono essere
diretta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici, quindi non i flussi di cassa attuali. Io posso avere dei flussi di cassa attuali che siano già, per così dire, disastrosi, però io devo vedere quelli prospettici. Ed allora ci tornerò sopra tra qualche minuto e mi devo sbrigare, altrimenti il tempo scorre inesorabile. Vedete che c'è una valutazione non al momento ma prospettico, per cui io attualmente potrei essere in una situazione disastrosa, ma non ne devo tener conto, devo vedere quelli prospettici. Come incide? Lo vedremo da qui a qualche minuto. A far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Prima domanda che mi pongo: il DSA quo di questi 12 mesi quando inizia? Cioè dal giorno in cui una mattina l'imprenditore si sveglia e dice oggi mi trovo in uno stato di difficoltà, in questo stato, con un pizzico di buona volontà potremmo dire in questo stato di difficoltà economico-finanziario, quando se ne accorgono i creditori, quando cominciano, altri fatti esteriori che poi vedremo. Quindi già è difficile ipotizzare, perché l'imprenditore potrebbe dire oggi non mi trovo in nessuno stato di difficoltà, sposto in avanti il mio DSA quo. E quindi se lo sposto di un mese, di due mesi o di tre mesi, io vado a finire un anno, un mese, due mesi e tre mesi. Quindi non è più un anno, ma si allunga. Vabbè. La vecchia definizione diceva l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate. Ora, anche qui si parla delle obbligazioni, li erano pianificate, qua non sono più pianificate. Vorrei fare un'osservazione. Le obbligazioni non sono tutte pecuniarie, ci sono anche obbligazioni non pecuniarie, lo sappiamo tutti. La prestazione può essere consistente nel pagamento di una somma di denaro, ovvero può essere una prestazione di beni o servizi, quindi in una fornitura di forze lavorative di beni. Ed allora, devono essere soltanto l'inadeguatezza delle obbligazioni intese come prestazioni pecuniarie, oppure oggi già mi accorgo che io non ho la forza lavoro, i mezzi, il magazzino, quello che volete, per procedere nei prossimi mesi, in questo famoso anno, a costruire, se sono un'impresa nel settore dell'industria, oppure a distribuire beni, oppure a svolgere altre attività di beni o servizi. Quindi vedete che le definizioni, benché ci siano, a me non sembrano esaustive. La definizione dello stato di crisi risultava fondamentale, vabbè, questo lo diamo per scontato, perché è servito soprattutto per, dopo la modifica del terzo comma dell'articolo 160 della vecchia legge fallimentare, laddove si diceva ai fini del concordato si intende per stato di crisi anche quello di insolvenza, e forse da qui nascono le prime valutazioni o teorie o idee sulla possibilità di non distinguere crisi o insolvenza sotto il profilo della irreversibilità. Che cos'è invece, al di là della definizione, la crisi per l'imprenditore? Rimane uno stato momentaneo di difficoltà nel gestire la propria attività, quindi non solo per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma anche nel gestire i contratti. Gli mancano i lavoratori. Sappiamo benissimo, per parlare di argomenti di tutti i giorni, che quest'estate tutte le imprese nel settore turistico alberghiero non riuscivano a trovare personale dipendente per vari motivi, per il Covid o per scelte politiche. Va bene, quindi il mancato adempimento, un momento di difficoltà, albergatori che dovevano respingere i clienti, li abbiamo sentiti tutti sui giornali, in televisione, perché non avevano la forza lavori dipendenti. Anche questo è uno stato di difficoltà, non solo soltanto i flussi finanziari e economici, ma anche l'impossibilità, oppure ancora, la impossibilità o difficoltà di trovare le materie prime. Guerra in Ucraina, chiusura dei mercati, aumento, trovare le materie prime, a parte il gas, che è una materia prima per le imprese di distribuzione, per le imprese energivore, come si suol dire, ma anche impossibilità di trovare i famosi chip per tutto, per i computer, per le autovetture, per i frigoriferi, laddove c'è bisogno di questa tecnologia, che sappiamo sono state rallentate anche i rifornimenti, le forniture, dall'estremo oriente di questi chip. Ed allora, gli mancano i contratti all'imprenditore, gli mancano le commesse, che lui però spera di avere, mancano i pagamenti che non riceve, non solo i pagamenti passivi che lui deve fare, ma anche i pagamenti che deve ricevere dagli altri, dai suoi debitori. E poi chiaramente i flussi finanziari, la mancanza di liquidità.
Allora, dov'è la distinzione tra la crisi reale e la crisi prospettica? Che l'imprenditore, lungi dal preoccuparsi che tra un mese, due mesi, fino a un anno, non sarà in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, l'imprenditore, al contrario, con ottimismo e con fiducia, è certo che lui di lì a qualche mese passerà questo stato di difficoltà economica, finanziaria, di approvvigionamento, di forza lavoro che gli manca, e quindi è certo di superare e si rimetterà a lavorare normalmente. Se invece non dovesse fare così, dovesse guardare con sfiducia e pessimismo al futuro, allora significa che lui già sa che deve chiudere perché non sarà in grado di ottemperare, di soddisfare le obbligazioni. E quindi se deve chiudere o non deve fare più nulla, significa che accetta di essere in uno stato tale che non c'è la continuità dell'attività aziendale e quindi non deve fare altro che chiudere l'attività. Tutto questo mi porta a quello che si diceva prima, cioè, non so se l'ha detto l'avvocato Salamone, forse prima, mentre discutevamo prima dell'inizio, le revocatorie, quando si parlava di azioni revocatorie e recuperatorie. Perché esistono le azioni revocatorie? Perché quando l'imprenditore sa che di lì a breve andrà in crisi o in insolvenza, lì cominciano veramente, ma io questo lo dico da 30 anni, cominciano le vere, comincia la vera procedura che l'imprenditore ha in testa, cioè che cosa fa? Si libera dei gioielli di famiglia, si libera degli asset positivi, cede i rami d'azienda, cede gli immobili che sono quelli maggiormente visibili, e perciò esistono le revocatorie. Perché se prima, i primi anni, io dicevo che il concordato preventivo inizia 2 anni prima della domanda, perché 2 anni era il termine lungo del primo comma del 67 per le vendite con sproporzione o con i corrispettivi negli altri casi in cui i pagamenti con mezzi anormali. Oggi siamo scesi a 1 anno, ma lo possiamo arrivare anche a 5 anni tranquillamente se teniamo conto della revocatoria ordinaria. Quindi bisogna fare in modo che non ci sia una discrasia tra ciò che accade nella realtà e quello che legislativamente ci viene imposto. Di che cosa ha bisogno l'imprenditore? Ha bisogno di tempo, perché con il tempo lui può invertire la situazione, cercare nuovi mercati, cercare nuovi clienti, può diversificare la produzione, può riconvertire la produzione. Sappiamo tante imprese che facevano tutt'altro, si sono messe a fare mascherine nel periodo del Covid, oppure se operavano in un certo modo hanno guardato ad altri mercati. E quindi tutto questo ci spiega il successo del concordato preventivo in bianco, che concedeva termini e tempo all'imprenditore senza dover sottostare alla benevola possibilità di ottenerlo prima del concordato preventivo in bianco un rinvio dei tribunali che normalmente non lo davano, quindi lo avevano per legge, ed anche per le cosiddette misure protettive. Ma qua significa solo prendere tempo per consentire all'imprenditore non di accedere, fare la domanda di negoziazione, di composizione negoziato assistita della crisi, bensì di prendere tempo per farsi. E perché dico questo? E ci arriviamo subito. Devo tagliare. Lo stato di insolvenza più o meno rimane uguale. Arriviamo al defunto articolo 13. Non è l'unica norma che non è mai nata. Anche l'articolo 19 che ci parlava della composizione assistita della crisi. Già ho detto e lo ripeto, quella era la vera composizione negoziata o negoziale, se volete, perché l'articolo 19, ormai una norma estinta, una norma mai nata, prevedeva che al tavolo delle trattative si sedessero soltanto l'imprenditore ed i suoi creditori. Oggi abbiamo quella che viene definita la composizione negoziata della crisi con il percorso che tutti conosciamo, ma non è negoziata, questa è assistita, perché c'è l'esperto e poi sullo sfondo c'è sempre il giudice, c'è il tribunale, quindi questa è la vera composizione assistita dall'esperto, che può, non ha potere di voto, di veto, niente, però può fare le relazioni, può dire la sua, può segnalare, quindi questa è la vera composizione assistita. La vera composizione negoziata è quella mai nata. Anche l'articolo 13 ha avuto la stessa fine e sorte, faceva parte degli indicatori della crisi nel procedimento delle misure di allerta.
è stata eliminata l'articolo 13, su cui negli anni precedenti ho avuto modo insieme a voi di discutere, perché era pieno di contraddizioni. Ora è stato sostituito dall'articolo 3, che se non ha tutte le contraddizioni che aveva allora l'articolo 13, purtroppo a me pare che ce ne siano ancora. Che cosa ci dice l'articolo 3? Per la rivelazione tempestiva della crisi d'impresa, prevede l'imprenditore deve adottare misure idonee. Comma 2, l'imprenditore collettivo, già è stato citato l'articolo 2086, deve avere una struttura. Andiamo velocemente avanti ed arriviamo al comma 4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3, e cioè di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi di impresa. Quindi sono segnali, prima erano indicatori. Comunque tra segnali, indicatori e indicazioni, a me pare di commentare più il codice della strada con tutta questa segnaletica piuttosto che il codice della crisi. Quali sono questi segnali? Li leggiamo insieme, io li ho scritti, perdonatemi per sintetizzare al massimo. L'esistenza di debiti per retribuzione scaduti da almeno 30 giorni, l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche che siano scaduti da più di 60 giorni. Poi passiamo alla lettera D, l'esistenza di una o più esposizioni debitori previste dall'articolo 25 novies. Andiamo a vedere l'articolo 25 novies, è quello che parla dei creditori pubblici qualificati, e cioè ritardo pagamento all'INPS o mancato pagamento all'INAIL, l'Agenzia delle Entrate, riscossione, debiti scaduti e non pagati. Prima di tutto bisognerà dire perché l'INPS deve segnalare se è pagato il ritardo e non quando non viene pagato, mentre il mancato pagamento, perché c'è una differenza tra ritardato pagamento e mancato pagamento. Il ritardato pagamento significa che un pagamento c'è stato, ma il ritardo mancato o omesso pagamento significa che non c'è stato. E allora per tutti gli enti, escluso l'INPS, vale e vige il principio del mancato pagamento, mentre per l'INPS non si è capito perché si deve segnalare il ritardato pagamento, forse perché è più importante la posizione contributiva assicurativa dei dipendenti. Attenzione, questo qui per definizione legislativa sono segnali per prevedere tempestivamente l'emersione della crisi di impresa, va bene? Nella fretta e il tempo che stringe, io già ho finito il mio tempo, non ho letto, ma lo leggiamo un attimo insieme, l'articolo 2, laddove ci dà la definizione della, la troviamo, eccola qua, la definizione dell'insolvenza, che è uguale a quella vecchia. Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Questa è l'attualità, qui non c'è nessun giudizio prognostico, probabilistico per il futuro. Ci dice all'attualità l'imprenditore è insolvente quando è inadempiente o altri fatti esteriori. E quali sono? E sono sempre gli inadempimenti o i ritardi che ci dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Allora io mi chiedo e vi chiedo, il mancato pagamento o il ritardo, che significa non è la prestazione eseguita regolarmente, perché la prestazione per essere eseguita regolarmente deve essere eseguita entro il termine di scadenza e per l'intero. Quindi una obbligazione di pagamento che viene fatta in ritardo come per l'INPS o viene fatta parzialmente, a volte tra il nero e il bianco ci stanno le famose 50 sfumature di grigio, quindi parzialmente viene pagata l'obbligazione. E comunque tutti quei segnali dell'articolo 25 che abbiamo letto insieme sono sintomi di crisi o di insolvenza, perché secondo l'articolo 2 il mancato pagamento, l'inadempimento è sintomo, è segnale, o meglio è definizione di insolvenza. Poi andiamo a leggere i segnali per la crisi, e questo è un po' come si diceva per l'articolo 13. L'articolo 13 parlava dei pagamenti, ritardi e gli omessi pagamenti reiterati, significativi, hanno eliminato quella congerie di terminologia, ma nella sostanza rimane tale e quale. Un ultimo segnale, l'ha introdotto, posso Antonio, ho ancora due minuti? Non ti sento, va bene, ma vedo che annuisci, giusto due minuti. Scompaiono le misure di allerta, quindi una clamorosa retromarcia da parte del legislatore, norma mai nata, come abbiamo già detto, insieme alla composizione, io la chiamo negoziata, di cui l'articolo 19, la rubrica del vecchio codice dell'impresa, la chiamo assistita. Perché è stata eliminata? È stata eliminata e al suo posto sono stati previsti i doveri delle parti. Doveri delle parti,
l'abbiamo già sentito, molto velocemente, devono agire secondo buona fede, correttezza, il debitore ha il dovere di illustrare la propria situazione. Luciano Panzani ci ricordava che se la va a illustrare alle banche immediatamente per evitare guai ulteriori, gli chiudono il credito, assumere iniziative e tutto questo. Non mi dilungo, mi rendo conto che ci vorrebbe molta più attenzione e più tempo, ma non è possibile. I creditori devono a loro volta collaborare lealmente con il debitore. Quindi, secondo autorevole dottrina, citata anche in precedenza, alla quale nel corso di incontri e seminari ho avuto modo di assistere, le misure di allerta che demandavano a terzi, i creditori, gli organi di controllo della società, i creditori qualificati, il momento e l'onere, l'obbligo, il compito di trasmettere, evidenziare la situazione, io la chiamavo la delazione, adesso invece deve essere, secondo coscienza, buona fede e correttezza, un onere a carico dell'imprenditore e dei suoi creditori. È un'utopia e non possiamo fingere di non rilevarlo. Chi è in difficoltà, l'imprenditore, ma anche il sovraindebitato, sta sull'orlo del baratro o già ci è cascato, se è insolvente e quindi è irreversibile, cerca di salvare se stesso, ma non solo se stesso, perché questo è l'imprenditore o il soggetto indebitato egoista. Ci sono pure, e ne abbiamo lette e viste tante di queste situazioni, coloro che cercano di salvare i dipendenti, i posti di lavoro dei propri dipendenti, coloro che cercano di salvare l'indotto in tutti i modi, coloro che lavorano con l'impresa principale, le imprese del gruppo, anche senza gruppo, e si preoccupano, appunto, tante piccole imprese potrebbero trovarsi a loro volta in difficoltà e quindi pensano in qualche modo di dover cercare di salvare il salvabile. A questo punto pretendere da questi soggetti che si comportino secondo correttezza e buona fede, se normativamente, deontologicamente è esatto e lo condivido in pieno, nella realtà di tutti i giorni sappiamo che nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo non succede. Il creditore da parte sua deve comportarsi anche lui con buona fede, correttezza. Il creditore pensa solo una cosa: a rientrare nel proprio credito per non fallire per l'insolvenza altrui, concetto che ho espresso più di 20 anni fa, e non si può con questo effetto domino consentire che un soggetto debba fallire per gli inadempimenti, per l'insolvenza degli altri. Ulteriore ed ultimissima considerazione. Vi chiedevo, ci siamo sempre chiesti, perché il codice della crisi, questo strumento nuovo, bellissimo, non è entrato in vigore proprio quando c'è stata la pandemia, la crisi? All'inizio non c'erano risposte, poi qualcuno è cominciato a venire fuori. E che cosa si è detto? Che il codice della crisi non serve per, perdonatemi l'espressione, ma forse mi faccio comprendere meglio in una manciata di secondi, non è per le insolvenze collettive, nazionali, quando c'è la crisi, c'è la guerra, c'è il Covid, e per le cosiddette, per così dire, il concetto è stato esposto in maniera molto migliore di queste poche parole che sto enunciando io, il codice della crisi è per le insolvenze individuali, cioè ogni impresa viene presa ciascuna per ciascuna. Non si può vedere lo stato di crisi generale, perché quello, quindi un'insolvenza individuale, e perciò non è potuto entrare in vigore subito, perché bisogna aspettare che finisca la pandemia ed anche la guerra per poter vedere a pieno regime gli effetti benefici del nuovo codice della crisi. Quindi non era applicabile, ma non era applicabile per un motivo essenziale, perché mancano misure specifiche, rimedi ed istituti ad hoc. Quindi questo è un limite del nuovo codice della crisi, che non si può applicare in situazioni di malessere economico generale, guerra, pandemia, terremoti, inondazioni, contingenze economico-finanziarie mondiali. E poi, lo dico solo, ma non ci entro, non si possono applicare tutte queste norme alla maggior parte delle imprese italiane. E qual è la maggior parte delle imprese italiane alle quali non si può applicare? Sono tutte le imprese che da anni non depositano bilanci, le imprese che si sono irregolari, le imprese in società di fatto, tutte le imprese che si discostano anche di una virgola da quello che è la definizione, la prospettazione, il nostro codice civile, il nostro codice della crisi, e vengono meno
al 2086 anche in minima parte, coloro che si trovano in qualche modo non siano regolari al 100%. Sfido chiunque a trovare nel novero delle imprese italiane, se non sono alcune sulla punta delle dita, le altre che possano beneficiare, perché nel momento in cui si apre una di queste procedure, la prima cosa che viene evidente, questa impresa non c'ha la contabilità in ordine. Io non è che sto facendo patrocinando le imprese che lavorano in nero, che evadono l'IVA, che fanno le cartiere, lungi da me, ma sappiamo che la realtà di tante piccole imprese, artigiani, imprese individuali, ma anche grosse imprese, non sono in regola più delle volte con i versamenti, i pagamenti, il fisco, con l'INPS, con l'INAIL, tutto quello che abbiamo detto prima, e che quindi non sono in condizione di poter accedere alle procedure, di non poter introdurre i dati, perché ne verrebbe fuori un giudizio negativo. Per che cosa si è fatto come misure per l'insolvenza collettiva? Che io ricordo soltanto la sospensione dei ricorsi di fallimento per un breve periodo. Poi ci sono state le sospensioni delle imposte, delle cartelle, i bonus vari a pioggia, il taglio delle tasse e delle accise, per tutto per determinati settori. E mi viene in mente, ma esiste ancora la normativa che prevede che gli aiuti di Stato sono in violazione di tutte le normative europee e nazionali? Questi non possono astrattamente o anche in minima parte alcuni di queste di questi benefit che sono stati dati essere qualificati come aiuti di Stato? La risposta la lascio a voi, vi chiedo scusa se mi sono dilungato troppo e vi ringrazio per l'attenzione. No, grazie, perché l'analisi che hai svolto è un'analisi che induce a una riflessione. La riflessione è il confronto inevitabile tra gli economisti aziendali che tentano di dare delle spiegazioni relativamente al momento nel quale l'impresa dovrebbe per ricollocarsi sul mercato, intercettata la crisi, individuare se accedere alla composizione negoziata o visto il tempo ristretto della composizione negoziata, scegliere altri strumenti tra quelli previsti dal codice della crisi. Però si fa riferimento, per lo più l'abbiamo fatto tante volte, e questa è la posizione invece giurista, no? Agli assetti organizzativi, amministrativi, contabili, e quindi ci viene dagli aziendalisti spiegato che cosa significa un assetto organizzativo. Significa uno staff all'interno di un'impresa che ha la possibilità di dialogare e di intercettare attraverso una interlocuzione quali sono i momenti nei quali si sta così evidenziando il primo momento della crisi. Al tempo stesso l'aspetto contabile, il che significa la previsione dei flussi prospettici e quindi un confronto tra quello che sono gli incassi attuali e se ci sono delle previsioni che questi incassi diminuiranno. Si parla poi di attenta rilevazione della crisi, cioè tutto deve essere orientato attraverso questo fenomeno. Però noi sappiamo che la realtà delle nostre imprese è ben lontana da questa previsione di cui all'articolo 2086, perché in realtà molte di queste attività vengono svolte all'esterno, esternalizzate, cioè le imprese hanno il consulente del lavoro che non è al suo interno, hanno un solo responsabile amministrativo che fa da collettore di tutti gli elementi conoscitivi, e in più c'è l'ulteriore fatto da non ignorare che quando questo viene rappresentato all'imprenditore, l'imprenditore cerca di non rendere esplicita questa situazione, perché sa che nel momento in cui o al percorso della composizione negoziata o a uno degli strumenti, a quel punto la cosiddetta riservatezza e quindi la confidenzialità che dovrebbero avere queste procedure viene assolutamente meno. Quindi è certo che quando noi andiamo a soffermarci sui principi generali e sull'articolo 3 e su in particolare la lettura che hai dato di quello che è previsto al terzo comma, al quarto comma, e se mi consenti anche la rivisitazione dell'ultimo comma dell'articolo 3, che è stata fatta addirittura con una legge che è di agosto del 2022, cioè subito dopo è entrato con un aumento degli elementi, e il riferimento al ritardo dei pagamenti o a mancato pagamento, noi
questo punto effettivamente allora giochiamo con le parole, perché se no non si comprenderebbe la difficoltà per la individuazione dell'argomento. Allora, adesso abbiamo Giorgio Costantino. C'è qualche telefono che disturba, non so se disturba voi o io li ho tolti tutti i telefoni che ho qui. Ecco, è passato, forse era il mio. Allora, Giorgio Costantino, il procedimento unitario. Questo è l'altro totem, perché ne parlano tutti quanti male, lo difendono coloro che lo hanno immaginato come una sorta di come dire, privilegio, perché raccogliendo in quelle norme tutti gli aspetti procedimentali, questi sarebbero stati più facilmente applicabili poi a quelli sostanzialistici delle procedure. So che Giorgio non è affatto convinto di questo e adesso ce ne spiegherà la ragione. Devi attivare il microfono. In basso a sinistra. L'avevo attivato e poi l'ho spento di nuovo. Grazie di questa ennesima occasione di confronto sulla nuova disciplina, in attesa che non solo si pronunci, ma si consolidi la giurisprudenza. Ormai le norme le abbiamo, però dobbiamo prendere atto che in fondo il codice della crisi non è una ricostruzione sistematica, ma è un collage delle disposizioni via via sopravvenute, come è stato detto. E il procedimento unitario tocca un nodo centrale della disciplina. La base è prevenire è meglio che curare, ma lo diceva ora il presidente Di Nosse, l'imprenditore non vuol far sapere di essere in difficoltà, non uso né le parole crisi né le parole di insolvenza. E questo, il coordinamento fra la prevenzione e la constatazione di un intervento incisivo qual è la liquidazione giudiziale, è quello che sta alla base del procedimento unitario. Il nocciolo poi, la questione anche economica rilevante, è che se i costi della prevenzione sono considerati tutti prededucibili, allora anche la liquidazione giudiziale obiettivamente forse non ha molti spazi. È quello che, considerando i problemi dal punto di vista strettamente processuale, quello che diceva ora il presidente Di Nosse, non basta dire vogliamoci bene o come si dice volemose bene, siamo corretti, precisi e tutto quanto, perché il diritto processuale è un diritto duro, è un diritto, non è un diritto mite, è un diritto fra gente che litiga. Bisogna essere corretti e in buona fede, e l'impresa va gestita, quello che diceva ora Antonio Caiafa, richiamando il 2086, nell'interesse prevalente o prioritario dei creditori. I professionisti presenti si rendono conto che una previsione di questo genere ha prevalentemente la funzione di offrire altri spazi alle azioni di responsabilità, perché ci si potrà lamentare dell'inadempimento di un obbligo legale. Procedimento unitario in questo contesto. Ora, in generale, dobbiamo constatare che nel nostro sistema convive una pluralità di modelli processuali, se non che la tutela di cognizione, cioè quelle dirette all'accertamento dell'esistenza o della inesistenza di un diritto, hanno comunque la medesima struttura, perché c'è qualcuno che afferma l'esistenza di un diritto, un altro che lo nega. Chi afferma l'esistenza di un diritto deve indicare la causa petendi, ovvero i fatti che ne costituiscono il fondamento. In ogni altro processo l'altra parte che cosa può dire? Non è vero, è bugia. Quello è mio, possidio, quea possidio.
tu stai in stato di insolvenza, no, fine, oppure può portare delle eccezioni che sono come i Pac-Man che si mangiano i fatti costitutivi, ho già pagato, abbiamo transatto, abbiamo fatto questo e questo, e questi sono le... oppure può proporre una domanda riconvenzionale, tu chiedi la liquidazione giudiziale, io chiedo il concordato preventivo, se non che noi abbiamo tanti modelli processuali, perché stiamo vivendo ora la riforma, c'è un telefono acceso che dà fastidio. Sì. Sì, professore, non so, potrebbe essere il suo, perché gli altri hanno il microfono spento. No, il mio no, è spento pure quello. E quindi allora non lo so, perché sono tutti spenti. Chiedo un secondo alla regia. Alessandro? Alessandro, si può evitare questo microfono? Che c'è un... No, perché si sente proprio come se ci fosse un'interferenza. Il microfono mio. Ecco, va bene, meglio, professore. Grazie, Alessandro. Prego, professore, abbia pazienza, sono gli inconvenienti del remoto. Allora, che stavo dicendo? Noi adesso stiamo vivendo anche la riforma della giustizia civile. Ci abbiamo modelli processuali nell'ambito dei quali bisogna dire tutto e subito. Modelli processuali in cui si può aggiustare il tiro un poco dopo e modelli processuali nei quali si può dire tutto. E qui è il discorso solito sulle preclusioni. Ci abbiamo il riprocesso ordinario e quello semplificato. Ci abbiamo il processo del lavoro e i procedimenti sulla struttura del procedimento camerale che infonde un contenitore neutro. Professore, scusate, Antonio, tu senti? Perché non si sente niente? No. Forse dovremmo fare delle inversioni, non lo so, vediamo se si riesce, se no così è impossibile seguire, mi dispiace. È un disturbo di fondo. È troppo forte, sì, professore, non si riesce a sentire niente. Provi un secondo a chiudere il microfono, vediamo se è lei. Giorgio, prova a riuscire. Professore, provi a chiudere il microfono. L'ho chiuso e riaperto. Non si chiude, professore. Ecco, vedi, non l'ha chiuso, però non è lui allora. Possiamo rimediare? Non è il mio. No, non è lui, infatti. Io credo che lo sentiamo solo noi che sentiamo. Io non so come sentano i colleghi collegati. Scusate, colleghi collegati, non è bellissimo. Però non lo so, finché dà fastidio a noi, tutto sommato, però se dà fastidio ai colleghi... Sì, ma c'è anche qualcuno che ha sentito i rumori di fondo ogni tanto. Oh, adesso non c'è più. Bene, meno quindi male. C'era qualcuno che aveva, si sentiva come una sala, qualcosa del genere. Allora... Procedimento unitario, ma questo procedimento unitario dovrebbe servire a tante cose. La norma base per dire che è unitario è l'articolo 7, la disciplina poi va dagli articoli 40 a 52. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Quindi questa è la norma di carattere generale che dovrebbe risolvere tutto. Ma vediamo quali sono i contesti nell'ambito dei quali questo procedimento unitario dovrebbe funzionare. In primo luogo, l'accesso a uno
uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione, quello che abbiamo chiamato il concordato in bianco con riserva previsto dall'articolo 44. Al concordato preventivo vero e proprio, quello dell'84 del codice, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata, previsto dall'articolo 25 sexies del codice della crisi, alla omologazione del piano di ristrutturazione, di cui agli articoli 57 e 64, alle opposizioni per espressa previsione normativa dei creditori non aderenti alla convenzione di moratoria, l'accordo che l'imprenditore ha fatto per i fatti suoi, alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui l'articolo 67, al concordato minore di cui l'articolo 76, e poi alla liquidazione giudiziale e alla dichiarazione di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa. In riferimento alle prime ipotesi, agli strumenti di regolazione della crisi, il procedimento unitario dovrebbe applicarsi anche alla ammissione, alla revoca, all'annullamento ed alla risoluzione. Abbiamo un ventaglio di ipotesi rispetto alle quali sono diversi i soggetti che possono chiederla, sono diverse le cause petendi, sono diversi il petitum, vuoi inteso come oggetto mediato, vuoi inteso come oggetto immediato, cioè il contenuto del provvedimento richiesto. E da questo punto di vista possiamo prendere atto che questo procedimento unitario può servire, può essere diretto a, come oggetto immediato, la mera fissazione di un termine per consentire una trattativa con i creditori. In fondo è un meccanismo analogo, ma quella è completamente stragiudiziale, alla composizione negoziata. La composizione negoziata, l'imprenditore se la fa autonomamente in modo stragiudiziale, ma può anche dopo chiedere un concordato in bianco, ed in questo caso il petitum, quello che si chiede al giudice, dammi un termine perché sto trattando. In secondo luogo, il petitum immediato può consistere nella omologazione di un accordo già stipulato fuori e prima del processo con i creditori. In terzo luogo, può servire anche la conclusione di un accordo, a essere guidati durante le trattative e la conclusione di un accordo con i creditori e quindi alla omologazione. Il procedimento unitario dovrebbe applicarsi anche alle controversie sulle opposizioni dei creditori, nonché, come dicevo prima, all'annullamento o alla revoca dell'accordo o della omologazione. E dovrebbe anche applicarsi alle controversie sulla risoluzione per inadempimento di questo accordo. Il giudizio sulle domande di accesso agli strumenti volontari implica in primo luogo una valutazione di ammissibilità. Andare a vedere, mi sono tanti diversi le condizioni e i presupposti. In secondo luogo si tratta di definire, questo è più complesso e difficile, le controversie con i creditori opponenti ed eventualmente quindi di omologare l'accordo, il concordato o il piano, ovvero di negare l'omologazione. In terzo luogo, oggetto delle domande può essere la revoca o l'annullamento. Si può auspicare che nessuno pianti grane in ordine all'ambito di applicazione. Qui, dal punto di vista pratico, il problema sono i poteri del giudice relatore, perché nell'ambito del procedimento unitario il giudice relatore ha il potere di ammettere e di assumere le prove. Qui il collage fatto dal legislatore, che non è molto avveduto, e ne avremo occasione di vederlo, che in alcuni casi ha stabilito che a questa ipotesi si applica il procedimento unitario. Se me lo dici da una parte e non me lo dici dall'altra, il debitore che vuole perdere tempo o chi vuole complicare l'esistenza del prossimo mi dice: là sta scritto, qua no, dunque qui
il giudice non può avere i poteri che gli sono attribuiti nell'ambito del procedimento unitario. Abbiamo in fondo la norma generale di cui all'articolo 7. I legittimati e tutte le procedure di accesso a procedure di regolazione della crisi possono essere chieste soltanto dal debitore, che può essere diverso, sono perché per il concordato minore, per il concordato normale, per il consumatore, addirittura ci può essere i familiari del debitore che la possono chiedere, però la liquidazione giudiziale la può chiedere lo stesso imprenditore o la liquidazione controllata la può chiedere ancora il debitore, ma anche tutti i creditori. Coloro che hanno funzione di controllo e di vigilanza sulle imprese la possono chiedere i sindaci, le società di revisione, il pubblico ministero in numerose ipotesi può chiedere la liquidazione. La liquidazione coatta amministrativa può essere chiesta dalle imprese e anche dalle autorità che esercita i poteri di vigilanza. La revoca può essere chiesta, può essere disposta anche d'ufficio, può essere su segnalazione del commissario giudiziale. La risoluzione dell'annullamento possono essere chiesti dal commissario e da qualunque creditore. Sono diversi i soggetti e sono di diverso l'oggetto, sono diverse le ragioni. E lo vogliamo certamente chiamare unitario. Qui i passaggi quali sono? Se il ricorso tende a una soluzione concordata della crisi, il primo passaggio consiste nella valutazione di ammissibilità, nella valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere a quella procedura. Il secondo step può essere la omologazione, cioè il timbro che il Tribunale, l'ufficio giudiziario mette sull'accordo concluso fuori e prima del processo, concluso nel processo, con i creditori. E qui l'omologazione, vale la pena di ricordare, è data dal Tribunale informazione collegiale, ma di quelli piccoli, il consumatore e concordato minore, sono omologati dal giudice singolo del Tribunale. In ogni caso il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con sentenza provvede nello stesso modo sulle opposizioni contro la convenzione di moratoria. La questione principale sulla quale spero di arrivare a soffermare l'attenzione riguarda il coordinamento fra le eventuali diverse domande. Dal punto di vista formale questo indica la sbadataggine, cialtroneria, come vogliamo dire, in altre occasioni ho detto questi sono errori blu, perché il ricorso deve contenere tutto ciò che contiene un atto giudiziale, il nome delle parti, il giudice, quello che si va cercando, le ragioni e le norme del 125, e queste sono ripetute in vario modo. Però l'articolo 40 stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura, però qualche rigo dopo, qualche comma successivo, che il debitore può stare in giudizio personalmente. Allora diamine, mettetevi d'accordo con voi stessi, se qui un legislatore attento che ha qualche idea di diritto avrebbe potuto consultare la più recente giurisprudenza in materia. Se l'imprenditore chiede da solo la liquidazione giudiziale, non c'è una lite, quello è un procedimento non contenzioso e quindi può stare in giudizio personalmente, ma in considerazione dei diritti che stanno in gioco è necessario l'assistenza di un difensore. Può assumere un'iniziativa che avvia il procedimento camerale senza l'osservanza di formalità nel ministero obbligatorio di un difensore, come consentito in tutti i procedimenti unipersonali che si svolgono in Camera di Consiglio, almeno se e fino a quando la sua istanza non confligga con l'intervento avanti al Tribunale di soggetti portatori di interessi contrapposti. Questa era la Cassazione di qualche tempo fa,
bastava leggere. Invece chi ha scritto queste norme lo ha spiegate perché, in base all'esigenza di non imporre da un lato ad un imprenditore già impossibilitato ad adempiere alle proprie obbligazioni di doversi necessariamente munire di un difensore per adempiere a un vero e proprio obbligo giuridico, qual è quello di non aggravare la situazione di insolvenza. E dall'altro, attenzione a questo secondo passaggio, in considerazione della necessaria speditezza del procedimento. Com'è, la presenza dell'avvocato è un ostacolo alla speditezza del procedimento? Perché poi bisogna andare a spiegare alla parte che sta in giudizio personalmente una serie di cose, quello che può fare e non può fare, che la presenza di un difensore non contribuisce, questo è offensivo, non solo è manifesta inconsapevolezza del mezzo, ma è anche offensivo nei confronti della classe forense. E qui poi c'è un altro gioco che fa tanta immagine ma scarsa realtà, perché con il ricorso bisogna portare una serie di documenti specificatamente indicati, e questa documentazione va portata vuoi quando si accede a una procedura di regolazione della crisi, vuoi quando viene chiesta da qualcuno l'apertura della liquidazione giudiziale e l'imprenditore debitore si deve difendere. Però sono passati 20 minuti, posso andare avanti, Antonio? Perché? Perché sei fermato? Perché sono passati 20 minuti, avevo messo il timer. No, puoi andare avanti perché possiamo andare anche oltre le 17. Grazie. La cancelleria ha il compito di acquisire tutta la documentazione dall'Agenzia delle Entrate, dagli enti previdenziali, dal registro delle imprese. E allora qua nel fascicolo telematico della cancelleria si trova un oceano di roba, perché pensiamo all'ipotesi banale che il debitore chiede l'accesso a una procedura di regolazione e ciuciuf deve portare tutta la documentazione. Poi c'è qualcuno che chiede l'apertura della liquidazione giudiziale e lui si deve costituire e portare tutta la documentazione. Poi la cancelleria deve d'ufficio acquisire tutta la documentazione e il giudice può assumere informazioni. Vabbè, portiamo tutti i documenti, è bello dirlo, però poi sul piano pratico applicativo questo può creare qualche problema operativo. Problema del coordinamento. Non credo che esistano altre questioni sulle quali il più autorevole collegio della Corte abbia avuto la possibilità di pronunciarsi così tante volte. Una prima decisione è quella del 2013, la 1521, quella secondo la quale il compito del Tribunale è solo di verificare la fattibilità giuridica, mentre la fattibilità economica è riservata alle parti. Questo ha suscitato un ampio dibattito teorico sulla causa concreta del concordato. Diciamo una cosa banale. Nell'ambito del concordato preventivo, vuoi in base alla disciplina anteriore, vuoi a quella vigente, il Tribunale può autorizzare la concessione di finanziamenti che poi saranno prededucibili e dovrebbe valutare anche eventuali proposte concorrenti. Per fare l'una e l'altra cosa, forse non basta la fattibilità giuridica, ma occorre andare a vedere qual è quella migliore, quella dal punto di vista economico. Due anni dopo arriva la questione, ritorna alle sezioni unite con tre sentenze con la medesima motivazione, con le quali si afferma la regola generale per la quale non si può dichiarare il fallimento e quindi oggi non si può dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale se prima non sono state valutate le altre procedure. Queste decisioni però contengono un passaggio che a mio avviso dovrebbe essere fondamentale.
in relazione all'interesse ad impugnare, per aprire la liquidazione giudiziale rispetto ad altri strumenti, occorre comunque che si valuti la idoneità di quegli altri strumenti a soddisfare meglio i creditori. La valutazione, cioè, non può essere meramente formale. Nelle sentenze del 2015 la Corte si diffonde anche sui rischi dell'abuso dell'uso delle procedure di del concordato, accordo di ristrutturazione, di quelle che si chiamano oggi procedure di regolazione. Terzo intervento, siamo a cavallo del 2016-2017. Questo sul piano applicativo è particolarmente importante, perché allora, per dichiarare il fallimento prima e l'apertura della liquidazione giudiziale oggi, occorre aspettare il passaggio in giudicato della decisione che ha negato l'omologazione, che ha revocato l'ammissione, che l'ha annullata. No, non bisogna aspettare. Nel momento in cui si è aperta la procedura di liquidazione giudiziale, ovvero è stato dichiarato il fallimento, le eventuali impugnazioni pendenti contro il diniego dell'omologazione sul provvedimento di revoca diventano automaticamente improcedibili. E di quest'anno poi, di giorno di San Valentino, la decisione che si è occupata dei rapporti tra dichiarazione di fallimento e risoluzione del concordato. Prima si risolve e poi si dichiara il fallimento, oggi si apre la procedura di liquidazione giudiziale. Qui c'è un problema grosso dal quale prescindo e sul quale si sono soffermate le sezioni unite: quali sono i crediti in funzione dei quali occorre valutare l'insolvenza, i crediti anteriori all'accesso alla regolazione della crisi, ovvero i crediti che sono maturati proprio nell'ambito della procedura. In relazione a questa specifica questione, cioè quello del coordinamento fra le procedure di regolazione e l'apertura della liquidazione giudiziale, il legislatore, con gli ultimi interventi sul codice della crisi, nell'articolo 40, ai commi 9 e 10, ha affrontato il problema, e vediamo come lo ha risolto. I commi 9 e 10 riguardano le due ipotesi parallele. In caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, quindi una pendenza di una domanda per concordato in bianco, di una domanda di un concordato normale, di un concordato semplificato, di un concordato minore, eccetera, eccetera. In caso di pendenza di una di queste, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento, cioè non te la vai a proporre da un'altra parte, ma la proponi come domanda riconvenzionale là dentro. Questo non è vero, perché il periodo successivo stabilisce che se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente, il Tribunale la riunisce anche d'ufficio. Però, attenzione, quindi la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale in pendenza di una procedura volontaria dovrebbe essere preferibilmente proposta nel medesimo procedimento, ma può essere proposta anche autonomamente, ed in questo caso deve essere riunita. Ma il legislatore non ha considerato un'altra ipotesi, che la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale sia proposta ad un giudice diverso, ed in questo caso dovrebbero sopperire i
la continenza e la litispendenza, perché uno dei due si deve dichiarare incompetente. Qui i criteri di competenza sono quelli noti, già riprodotti nel codice della crisi. Fino a quando la domanda può essere proposta? E qui c'è una ingenuità del legislatore che indica anche come le norme sono state scritte, fino alla rimessione della causa al collegio. La rimessione della causa al collegio la fa il giudice istruttore quando il collegio interviene soltanto per la decisione. Nei procedimenti a trattazione collegiale, dove è nominato il relatore, la rimessione al collegio non ci sta, ma il figlio muto, la mamma l'intende. Solo che questo non è un modo di considerare il legislatore, che non dovrebbe essere il figlio muto e l'interprete e l'operatore la sua mamma. Prendiamo atto che fino a quando il tribunale o informazione collegiale o informazione monocratica non si riserva per la decisione, può essere chiesta la liquidazione giudiziale. Vediamo l'ipotesi inversa. Nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso ai sensi dell'articolo 37,1 nel rispetto degli obblighi di cui l'articolo 39. Quindi il debitore deve portare una volta il carretto con tutti i documenti. Questa previsione consente, induce ragionevolmente ad escludere che la domanda di accesso a un concordato, quale che una diversa specie di concordato, debba essere proposta con ricorso autonomo e non possa essere dedotta a verbale. Deve essere proposta con ricorso nel medesimo procedimento, a pena di decadenza entro la prima udienza. Anche qui, e se entro il medesimo termine è proposta separatamente riunita anche d'ufficio al procedimento pendente. Dopo la prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente fino alla conclusione del procedimento per l'apertura della liquidazione. Quindi la prima udienza, che dovrebbe anche essere, in alcuni casi può anche essere, ma sulla carta dovrebbe essere unica, è il momento preclusivo per una domanda di concordato. Non è che mi vieni a chiedere il concordato o chiedi l'omologazione o fai un accordo dopo che qualcuno ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale. Dovresti averlo fatto prima. Questo regola non vale qualora il concordato nelle diverse forme sia chiesto dopo che è stata esperita la composizione negoziata. Quindi, in questo caso, ora cosa può andare a finire, che proposta dopo? Se viene dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, è chiuso. Se invece la liquidazione giudiziale è negata, ci staranno tutti gli spazi. Come si deve comportare il giudice? E quindi questo è il discorso che ci sposta, se posso Antonio continuerei, sulle impugnazioni. Abbiamo visto i termini, abbiamo visto e vedremo. Giorgio, ti devo formulare una domanda che per noi è importante, perché è stata posta più volte e relativamente, quindi è una risposta che soltanto tu ci puoi dare, relativamente al piano di ristrutturazione presentato dal consumatore, programma di ristrutturazione presentato dal consumatore, dove si dice che la domanda viene presentata dall'OCC. Quando nella esdebitazione si prevede... presentata dal debitore, assistito, aiutato... Dice nella esdebitazione, dice con l'assistenza. Allora, nella liquidazione controllata con l'assistenza, nella esdebitazione dice un'altra volta tramite l'OCC.
Allora, noi abbiamo ovviamente da dover sciogliere questo quesito che non siamo stati capaci di... Non stiamo parlando di precipitazione, il procedimento unitario. No, quando si usa l'espressione tramite l'OCC, no? Cosa significa? Perché l'OCC nel nostro caso, ovviamente il gestore, quello dell'OCC forense, è un avvocato. Però non è detto che debba essere un avvocato, perché potrebbe essere commercialista o notaio, eccetera, no? Quindi il principio di carattere generale. Cosa voleva dire il legislatore quando ha detto essere presentata tramite l'OCC? Cioè l'OCC presenta una domanda giudiziale, un ricorso, l'istanza... Io direi che la soluzione... Antonio, teniamo presente una cosa. Noi possiamo in questo momento esprimere opinioni, certo, più o meno argomentate. Le decisioni ci arriveranno quando sarà consolidata la giurisprudenza. Io la interpreterei proprio in relazione alle diverse formule verbali che comunque la fa valere il debitore, che deve partecipare al giudizio, perché sennò ci troveremmo di fronte ad un'ipotesi di sostituzione processuale, quando uno fa valere in nome proprio un diritto altrui, cioè l'OCC agirebbe in nome del debitore, non come suo rappresentante, perché sennò avrebbe bisogno di un mandato. Io direi che la domanda la fa comunque sempre il debitore, insieme all'OCC che lo assiste, che quindi certifica i presupposti e le condizioni per l'accesso. Quindi, scusami, quindi in tutte e tre le ipotesi che abbiamo preso in considerazione non è necessaria l'assistenza tecnica. Là sta scritto che il debitore può stare in giudizio personalmente, l'abbiamo visto ora, e abbiamo visto anche le ragioni che il legislatore ha indicato. Però scusami Giorgio, lo dice che può stare in giudizio personalmente per la liquidazione giudiziale. No, ma non... quello, scusami Antonio, questo è un procedimento unitario. Allora ci vuole una bella fantasia arrivare là, c'è una bella fantasia arrivare là. E quello, cioè, quello che tu prima hai detto, trattare in modo diverso, usando parole diverse, laddove ti esprimi nell'ambito del procedimento unitario e poi quando vai a regolamentarlo nei diversi istituti, crea un problema di coordinamento. Crea un problema di coordinamento. Dato che ormai la disciplina ce l'abbiamo e ci dobbiamo inevitabilmente convivere, l'atteggiamento in questo momento è quello di cercare di leggerla col massimo buonsenso possibile, avendo pena e senza ingiuriare chi l'ha scritta. Grazie della risposta. Poi abbiamo visto adesso rimissioni al collegio. Quella allora la risposta che è stata data a riguardo, te lo posso dire, diciamo, sai, ormai qua l'abbiamo visto un provvedimento che ha detto no, non lo può fare, ci vuole lo CC. Sì, la risposta che è stata data a riguardo è che c'è questo errore di impostazione da parte nostra, perché coloro che difendono l'altra tesi, che è un errore di impostazione, che noi continuiamo a vedere il procedimento unitario uniforme come un procedimento camerale, quindi contenitore. In realtà non abbiamo capito che è un procedimento diverso dal camerale ed è un procedimento diverso da quella a cognizione piena. È un procedimento speciale, però tuttavia deve avere le sue regole, non è poi delle regole che stanno sempre nell'ambito del codice di procedura civile, non è che qui soccorre le regole generali in tema di analogia. Se c'è un buco, Io con te continuerei a parlare fino alle 8 di questa sera, ma devo dare per forza passaggio a Luigi Salamone e poi a... Mi fai finire il discorso sulle impugnazioni? No, non posso fartelo. Allora, voi vi riducete il tempo, i colleghi si riducono il tre tempo. Tre minuti, dai. Allora.
in fede come con, deve... quello, con quella bocca può dire ciò che vuole, dai, sì, sì, anche 5 minuti mi autoriduco, senza pregiudizio dei titoli che Luigi, scusami, Tania anche io mi autoriduco molto volentieri per il piacere di ascoltare le relazioni allora, il vostro... io te l'ho detto che tu devi scrivere all'Ordine di Roma e non devi stare scritto a Bari sì, che a Roma non fate neanche pagare la tenuta dell'albo, mentre a Bari sì. Dai, allora ci vogliono due provvedimenti o ne basta uno? Ora il presidente Di Nostri si infastidiva di andare a ricostruire in generale, qua non ci sta un buco, va bene, se ci propongono più domande nello stesso processo il giudice può valutare se sia opportuno fare uno provvedimento o ne farne due. Il legislatore ha addirittura imposto di farne due, per esempio in materia di divorzio. Prima ti divorzi e poi vi scannate sul mantenimento. Quindi il Tribunale Informazione Collegiale o il giudice singolo può dire concordato, no, omologazione, no, revoca, sì, annullamento, sì, poi si va avanti e con separato e distinto provvedimento dichiara l'apertura della liquidazione del giudiziale. Ma può fare anche uno provvedimento nell'ambito del quale provvede sull'ammissibilità del concordato, sulla omologazione, sulla revoca, sull'annullamento, sulla risoluzione e dichiara dello stesso provvedimento l'apertura della liquidazione giudiziale, quindi farà due motivazioni e il provvedimento alla fine avrà due dispositivi. In questi casi tutto ok. Terza ipotesi, motiva il concordato fa schifo, l'omologazione non si può dare, dunque dichiaro l'apertura della liquidazione giudiziale. Questo provvedimento è nullo, è sbagliato, possiamo dire che è sbagliato, ma non direi che è nullo, perché il giudice ha valutato la impossibilità della procedura di regolazione, poi ha scritto solo un dispositivo e non ne ha scritti due, non è una tragedia questa, non è un problema. Quarta ipotesi, e qui andiamo sul... il giudice dichiara soltanto l'apertura della liquidazione, non dice una parola sul... qui ci troviamo di fronte ad un'ipotesi senza dubbio di assorbimento, ma abbiamo anche la violazione della regola fra chiesto e pronunciato. Ti avevo chiesto il concordato, ti avevo chiesto l'omologazione, avevo detto che quella revoca non stava, richiesta di revoca non stava né in cielo né in terra, e non mi dai manca una risposta su questo fatto, lo ignori. Qui il provvedimento sarebbe nullo, ma per violazione di queste regole processuali, non di altri profili. A mio avviso, per sostenere tuttavia questa impugnazione, sarebbe comunque necessario dimostrare il perdurante interesse alla utilizzazione di una procedura di regolazione della crisi e non... perché dice, vabbè, quello ha sbagliato, sì, ma questo errore che ha provocato, qui vi sono tante decisioni della Corte di legittimità che dicono non basta per fondare un'impugnazione dire quello ha sbagliato, in questo caso senza dubbio il giudice ha sbagliato, l'ha fatta grossa pure, ma devi dimostrare che il concordato sarebbe stato meglio, più proficuo per l'interesse dei creditori, che il diniego di omologazione ha pregiudicato l'interesse dei creditori. E in questo caso, e qui mi pare inevitabile che dovremo aspettare per la soluzione di queste complesse questioni un ulteriore intervento del più autorevole collegio della Corte, perché possiamo dire tante cose, ma inevitabilmente la decisione ci arriverà da quel punto, e a mio avviso non è la questione questa sulle quali le sezioni si sono pronunciate 4 volte,
non ho mai visto una questione che ritornasse così frequentemente innanzi alle sezioni unite, e adesso arriverà una volta o l'altra. Considerate che in un convegno sulla riforma del processo civile di qualche giorno fa, in relazione alla bomba che è stata inserita nella riforma del processo civile, cioè i requisiti di chiarezza e sinteticità delle impugnazioni come requisito di ammissibilità, era presente il procuratore generale. Ho detto: eccellenza, inventatevi una qualunque cosa per fare un ricorso dell'interesse della legge e anticipate prima che scoppi una guerra fra avvocati e magistrati, perché se un atto di impugnazione viene dichiarato inammissibile perché uno finge di non aver capito ma si vuole liberare di un fascicolo, chi ha perduto si scatenerà non contro quel singolo magistrato, ma contro tutta la magistratura. E già ci abbiamo tanti guai, che ha ricordato il presidente Di Nosse, se possiamo evitarne altri, e anche in relazione a questo puzzle del procedimento unitario, che può divertire il processualista perché è un sudoku o un cubo di Rubik, ma potrebbe funzionare per dare qualche garanzia alle parti. Grazie Antonio, e scusami Luigi se ti ho preso qualche altro minuto. Hai tu concesso, quindi loro sono stati veramente disponibili. Allora adesso, ragazzi, comportatevi bene, perché dovete lasciare in 5 minuti alla consigliera Agnino per fare le sue conclusioni. Quindi, la consigliera Agnino saluta e basta, fai parlare loro, che preferisco, che oggi è stato traumatico il collegamento. Vi ringrazio tanto, grazie di cuore, che mi sono occupata più che altro della parte tecnica io oggi nel frattempo. Chiudo, Allora, Luigi. Ecco. E allora, anzitutto me lo segno subito, sono le 16:58, vediamo di chiudere in non più di un quarto d'ora questa nostra chiacchierata, nella quale troverei innumerevoli. Avremo modo di rifare. Di riprendere, ma certamente, no, ma sicuramente. Ma c'erano tanti e tali elementi per me di apprendimento nella relazione di Giorgio, e in più raccolgo soltanto uno dei tantissimi spunti che mi spenderò più avanti, se avrò tempo, a proposito della capienza delle azioni, che vado subito a dire questo. Il tema assegnatomi riguarda le azioni recuperatorie, un ambito sicuramente più ampio rispetto ad un mio recente interesse di ricerca. E allora mi sono chiesto subito: ma che cosa si intende comunemente per azioni? Designa un recupero di cose o di crediti o di denaro, mi viene in mente un novero di azioni estremamente vasto. E allora io ho cercato di fare ordine dentro la mia testa, nella quale, come dire, devo combattere contro la necrosi neuronale, al modo seguente. Allora, io intravedo che azioni recuperatorie sono certamente azioni volte a ricondurre nella massa attiva fallimentare cose o denaro usciti a seguito di atti dispositivi o pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento, e sono quindi azioni restitutorie. Azioni volte a ricondurre nella massa attiva fallimentare beni o crediti usciti prima della dichiarazione di fallimento, ma inopponibili al fallimento stesso. L'articolo 45 sostanzialmente, che oggi diventerà l'articolo 145 del codice delle crisi, e mi scusino i puristi se spesso pronuncerò una parola diventata impronunciabile, cioè fallimento, ma in fondo io trovo tanti punti di contatto con il nuovo istituto della liquidazione giudiziale. Terzo, sono le azioni di rivendicazione, certamente
anche queste sono azioni lato senso recuperatorio, azioni di rivendicazione ex articolo 948 che esercita il curatore. Quarto, le azioni volte all'esercizio in via coattiva di crediti preesistenti al fallimento. Allora stavolta scivoliamo verso quello che è il recupero dei crediti sorti ante fallimento o, che è lo stesso, azioni di indebito oggettivo, qualora l'indebito, come dire, affondi le radici in fatti antecedenti il fallimento. E ancora, quinto, le azioni volte a far dichiarare inefficace un atto dispositivo, un pagamento eseguiti prima della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'articolo 64, dell'articolo 65, oggi articoli 163 e 164, insomma, del codice delle crisi, cioè gli atti a titolo gratuito, i pagamenti anticipati. Vorrei poi dire che il senso, diciamo così, del recupero si adegua anche alla materia delle azioni revocatorie propriamente dette, l'ordinaria e la revocatoria concorsuale, per noi, come dire, che abbiamo iniziato in un'altra epoca, anche detta revocatoria fallimentare. Ecco, queste azioni, come dire, cosa hanno in comune, benché ci sia un titolo fortemente, come dire, ci sia un novero di azioni che per l'oggetto si presenta assai eterogeneo? Tutte sono dirette a portare o riportare beni o denaro mai entrati oppure illegittimamente usciti dalla massa attiva. E perché sono usciti dalla massa attiva? O perché debbono rientrare? Primo, perché c'è un titolo di possesso di credito preesistente oppure conseguente al fallimento. Secondo, perché c'è una frode ai creditori. Terzo, perché c'è una violazione della par condicio. Queste sono le ragioni delle azioni recuperatorie. Ma io potrei dire che allora esistono azioni recuperatorie in senso stretto, allora, e in senso lato. Quelle in senso lato sono tutte queste azioni che abbiamo cercato di enumerare. Ce ne sono sicuramente in senso stretto, che io direi sostanzialmente identificabili con tutto quello che è l'elenco che ho appena tentato, ad esclusione delle azioni invece revocatorie. Perché qual è la differenza tra le azioni revocatorie e le altre azioni? Diciamo che le altre azioni sono tutte quante azioni che presuppongono l'accertamento e la condanna alla restituzione, mentre le revocatorie sono in linea di principio azioni costitutive, da cui può conseguire anche una condanna a restituire qualcosa o del denaro. Però c'è una componente di costitutività di cui noi abbiamo preso atto anche nella più recente Cassazione. Ci si potrebbe poi chiedere, sono azioni della massa o sono azioni originate? Che significa azioni della massa? Azioni originate dalla dichiarazione di fallimento / apertura della liquidazione giudiziale oppure no? Allora, se noi pensiamo a tutto quel numero di azioni che ho cercato di enumerare, a tutto quell'elenco di azioni che ho cercato di enumerare, non tutte sono azioni della massa. Sono azioni della massa le azioni che riportano nell'attivo fallimentare beni che ne sono usciti illegittimamente dopo, oppure beni che ne sono usciti prima, ma l'atto dispositivo è comunque inopponibile al fallimento. Sono azioni di massa sicuramente anche le azioni che sono rivolte alla dichiarazione di inefficacia, per esempio, di atti a titolo gratuito, di pagamenti anticipati, o infine le revocatorie fallimentari. Come la prendete questa formula, questa nomenclatura delle azioni
recuperatorie ha comunque un elevato tasso di eterogeneità. Però perché è utile, diciamo così, classificare alcune di queste in azioni di massa e altre azioni viceversa? Beh, sicuramente una prima regola che oggi è stata precisata nel codice delle crisi la ritroviamo nell'articolo 32 del codice. Effettivamente è la regola, diciamo, sulla vis attrattiva, scritta in maniera molto vaga nella vigenza, appunto, sicuramente Giorgio Costantino questo lo potrebbe spiegare molto meglio del sottoscritto, ma scritta in maniera estremamente vaga nella riforma del 2006-2007, quando sembrava che più o meno tutto dovesse finire davanti al tribunale fallimentare, poi la giurisprudenza non ha perso occasione per sottrarre viceversa la vis attrattiva. Oggi diciamo meglio che se leggiamo l'articolo 32 immaginiamo che le azioni di massa vadano davanti al tribunale concorsuale già fallimentare, perché tutto ciò che vanta un titolo preesistente non va davanti al tribunale fallimentare. Altra cosa importante è che comunque invece, come se fosse una deroga a questo generale principio, la vis attractiva opera nei riguardi di tutte le pretese pecuniarie verso il debitore che debbono accertarsi secondo le forme dell'accertamento del passivo. Avrei da dirvi tante cose, il tempo stringe ovviamente perché già ho bruciato 10 minuti e nei restanti 5 minuti vorrei dare conto di qualche novità normativa e di qualche recente arresto giurisprudenziale. Tra le novità normative mi sembra significativa una più precisa disciplina dell'autorizzazione delle azioni recuperatorie, ma attenzioni, azioni, questa disciplina ovviamente si dovrebbe applicare anche a quelle risarcitorie, alle azioni di responsabilità. Ecco, l'antitesi tra azioni recuperatorie e azioni risarcitorie sta proprio in questo, nel senso che le azioni risarcitorie, come dice la formula stessa, hanno un titolo o nella responsabilità contrattuale oppure nella responsabilità extracontrattuale di terzi nei confronti del fallimento. E il più delle volte questi titoli di responsabilità sorgono ante fallimento e quindi non sono azioni della massa. Insomma, le azioni di responsabilità alle quali accennava Giorgio Costantino, per esempio, che diventano un po' la nuova frontiera, sì, ma debbono essere azioni capienti, altrimenti il giudice delegato ha il dovere di non autorizzarcele. Ecco, io credo che la precisazione che è stata fatta nell'articolo 123 e nell'articolo 128, o meglio la formulazione che in fondo ricalca quella antecedente, ma in qualche modo vincoli da un lato il curatore a motivare in maniera esauriente, dall'altro il giudice delegato ad esercitare anche un severo sindacato su quello che sono le condizioni di esercizio dell'azione. Noi siamo tutti quanti abituati a pensare che un'azione si esercita nell'ambito del fallimento, uno, se si ritiene che ci sia un quadro probatorio definito che da rendere probabile. Non certo, chi fa l'avvocato sa perfettamente che nulla è certo in questo mondo e men che mai nell'accoglimento delle domande giudiziali. Perché il diritto è un mondo arbitrario, ciascuno può vedere la situazione in maniera diversa, eccetera, però ciò che ragionevolmente faccia pensare ad una stabilità del quadro probatorio è il primo dei due presupposti, l'altro viceversa è il discorso relativo alla capienza delle azioni. Ecco, per esempio, l'articolo 2086 nei confronti, come dire, di società di medio-piccola dimensione, amministrate non dai grandi manager, ma da gente che provvidenzialmente si è spogliata di tutti i propri beni prima dell'assunzione di carica, l'articolo 2086,2, secondo me, è aria fritta, cioè è un altro modo per dire che il legislatore si sta occupando del mondo in cui viviamo. Vedete, il problema serio
completamente mutato in un linguaggio viceversa precettivo, con tutte le pecche e le carenze del caso. Siccome noi avvocati giustamente facciamo il nostro mestiere, davanti a queste sbavature, per essere gentili, del linguaggio dispositivo, solleviamo ovviamente mille dubbi, mille eccezioni di costituzionalità, ma non soltanto, che voglio dire che dalla fattura scadente delle leggi si alimenta il contenzioso, anziché sperare, come dire, di ridurre il contenzioso dicendo non nominiamo gli avvocati perché senza gli avvocati si fa prima, no? Guarda Giorgio, io mi ricordo che questa cosa già la diceva Napoleone tanti anni fa, nel senso che pure Napoleone era convinto che in fondo se ci si togliesse un po' gli avvocati dalle scatole o li si punisse, gli si fosse detto non prendi il compenso se perdi la causa o addirittura se fai una causa temeraria ti mando in galera, si sarebbero risolti tutti i problemi. Poi probabilmente il congresso di Vienna ha fatto giustizia di questa cosa. Per carità, io sono un grande ammiratore di Napoleone come codificatore, come... vabbè, comunque, insomma, detto questo, sono le 17:13 e cedo la parola a Tania, ma potrei continuare ovviamente, però mi fa piacere che tutti quanti possano dire la loro e volendo in altra occasione, insomma, possiamo... sviluppare questo o quell'altro tema. Grazie Luigi, grazie, sei veramente un signore perché cedi la parola a Tania, la quale sarà molto ovviamente onorata e contenta. Certo, con i tempi che c'ha sarà difficile che ci potrà spiegare che cos'è sto pro, che detta così è qualcosa di peggio. Comunque proviamo quest'altro strumento nuovo ideato del programma di ristrutturazione soggetto omologa con tutta una serie di problematiche che Giorgio ha pure già evidenziato. Prego Tania. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Luigi della concessione di un pizzichino di ulteriore tempo, sono consapevole che i tempi sono stretti e ringrazio dell'invito, soprattutto con un consesso così autorevole, e del tema assegnatomi. Allora, indubbiamente meriterebbe forse più tempo per potersi così divertire a scoprire tutte le sfaccettature. Allora, è un istituto completamente del tutto nuovo, stato introdotto dal decreto 83 del 22 per effetto della direttiva Insolvency sulla base delle indicazioni di cui al considerando numero 2, le abbiamo conosciute, le conosciamo e a quelle rinvio. È stato quindi introdotto nell'ambito degli strumenti di regolazione delle crisi questo capo, primo bis, piano di ristrutturazione soggetto omologazione, con l'inserimento di 3 nuovi articoli, 64 bis, 64 ter e 64 quadra. Prescindo dalle perplessità sollevate dall'introduzione di questa nuova figura, di questo nuovo istituto, si è detto che è un istituto che genera più perplessità che compiacimenti. Diciamo che in estrema sintesi, intanto per inquadrare l'istituto, per fare una fotografia di massima, il piano di ristrutturazione soggetto omologa ha queste caratteristiche particolari. Innanzitutto c'è una maggior autonomia di scelta per l'imprenditore, almeno per studio di tutto nuovo, il quale consente pro a questo punto e contro una serie di effetti. Innanzitutto il consente all'imprenditore di derogare al 2740-2741 del codice civile, cioè al principio della par condicio e all'ordine delle cause legittime di prelazione, e quindi gli si dà una ampiezza di manovra decisamente più ampia. L'imprenditore ha comunque la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'impresa, e merita subito sottolineare come i dubbi inizialmente sollevati
se il soggetto, perché nella prima stesura, diciamo, della norma del 64 bis si parlava di debitore, poi è stato identificato come imprenditore, che addirittura si fosse inizialmente ipotizzato che fosse anche consentito agli imprenditori sotto soglia, agli imprenditori agricoli professionisti, di poter accedere a questo tipo di istituto. Fugati i dubbi anche per una serie di rinvii della stesura dell'articolo 64 bis, non fosse altro che, ad esempio, l'istituto, se per un motivo qualsiasi non riuscisse ad essere omologato, può essere convertito dal debitore imprenditore in concordato preventivo, una serie di altri rimandi ai quali arriverò fra poco, diciamo, affogato comunque il dubbio, è rivolto all'imprenditore commerciale, quindi l'imprenditore astrattamente soggetto a liquidazione giudiziale, prima cosa. Abbiamo detto alla gestione ordinaria e straordinaria, è svincolato dalla par condicio creditorum e dall'ordine di cause legittime di prelazione, e in più non ha obblighi e paletti nella proposta che formula ai propri creditori, e cioè non ha l'obbligo di soddisfare i privilegiati al 100%, non ci sono delle percentuali minime preventivamente determinate, e questa libertà può consentire all'imprenditore anche di ipotizzare un miglior trattamento per i creditori chirografari ritenuti strategici. Quindi, diciamo, l'ampiezza di manovra è decisamente importante. È comunque una procedura giudiziaria e il fine ultimo è l'omologa. E qui c'è qualche paletto, nel senso che l'omologa può essere pronunciata dal tribunale sul consenso di tutte le classi e purché siano tutelati i lavoratori. I lavoratori che devono essere, devono vedere corrisposta il loro credito al 100% in denaro entro 30 giorni dall'omologa, in denaro perché sarebbe previsto per altri tipi di creditori anche pagamento che sia non la moneta corrente. E quindi, una volta arrivati all'omologa, diciamo, la proposta, il piano dell'imprenditore debitore diventa vincolante per tutti i creditori. Quindi la platea è complessiva. Diciamo una cosa, che allora, innanzitutto, abbiamo detto sul presupposto soggettivo. Presupposto soggettivo, abbiamo detto l'imprenditore è ormai acclarato che è l'imprenditore, no? L'indicazione del debitore è stata sostituita da un imprenditore, quindi comunque è un imprenditore, diciamo, per capirci, fallibile secondo i vecchi principi, e quindi sono superati i dubbi sotto questo profilo. Il presupposto oggettivo sono i ben noti concetti di crisi e di insolvenza, e l'avvio della procedura è in virtù di una domanda, sempre col procedimento unitario. Diciamo una cosa, piccola parentesi, tra le varie perplessità che sono state sollevate nella fase antecedente alla formulazione definitiva dell'entrata in vigore, c'è stata, per esempio, l'osservazione da parte del Consiglio di Stato che riteneva l'unanimità chiesta dai creditori con voto favorevole, collegata non tanto alla, diciamo, assenza di vincoli nella distribuzione del ricavato, quanto piuttosto che in assenza di classi si potesse ipotizzare addirittura di prescindere dall'omologa giudiziale. Ma anche questo, come vedremo tra pochissimo, è comunque un concetto superato. Diciamo che il presupposto è l'espressione, scusate, del voto da parte di tutti i creditori divisi in classi, quindi obbligatoria la previsione di classi. Tutte le classi devono votare favorevolmente, adesso vedremo che particolarità. E va sottolineato che non si tratta di una unanimità di creditori, si tratta di unanimità di classi, quindi
talvolta ci sono dei passaggi un po' imprecisi, perché anche nei commenti è stato indicato talvolta che l'unanimità dei creditori dovesse essere favorevole a questa proposta e piano formulati dal debitore. Diciamo che la possibilità di prescindere dal principio dell'absolute priority rule, quindi dai ben noti canoni e principi in materia concorsualistica, è giustificata dal fatto che l'imprenditore da un lato conserva la gestione ordinaria e straordinaria, dall'altro ha possibilità di offrire trattamenti diversificati, e adesso vedremo con quali garanzie attribuite ai creditori. È comunque una procedura concorsuale, nonostante i dubbi inizialmente manifestati in proposito, ci sono delle osservazioni che verrebbero meno, secondo le quali verrebbero meno nel piano di ristrutturazione la transazione fiscale e il conseguente cramdown, sui quali però adesso esprimerò qualche mia perplessità. Allora, abbiamo detto presupposto soggettivo, quindi imprenditore commerciale, presupposto oggettivo, crisi e insolvenza, concetti già noti. Come si avvia il procedimento? Con una domanda, sempre il procedimento unitario. La competenza territoriale è quella del tribunale dove l'imprenditore ha la propria sede legale, ovvero il COMI, Center of Main Interest, che ormai conosciamo anche qui. Con la domanda il debitore deve presentare una serie di documenti, il piano, una proposta, anche se non è espressamente indicata, però si ritiene che sia abbastanza imprescindibile per far capire ai creditori qual è il contenuto della proposta che vuole sottoporre. L'attestazione sulla fattibilità e veridicità delle scritture contabili. E qui siamo appunto evidentemente in un ambito di procedura concorsuale. Qualora poi in favore dei creditori prelatizi fosse prevista la soddisfazione non integrale, è richiesta una ulteriore relazione che attesti che possono essere soddisfatti in misura non inferiore, no, qui il riferimento non è alla liquidazione giudiziale, ma non inferiore alla soddisfazione realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui insiste il loro privilegio, impegno o ipoteca. E poi una serie di altri documenti sui quali forse è più semplice rimandare all'articolo 39 del nuovo codice. La domanda può essere una domanda piena o una domanda con riserva, secondo i concetti che già conosciamo per quanto riguarda il concordato preventivo. Nel caso della domanda con riserva, quindi della domanda in bianco, si prevede comunque il nome del commissario giudiziale che vigili sull'andamento, anche perché non dimentichiamo che l'imprenditore mantiene la gestione sia ordinaria che straordinaria della propria azienda. Tant'è che deve ovviamente informare e relazionare il commissario di eventuali operazioni straordinarie, soprattutto perché gli possa essere consentito valutare se sono coerenti o meno rispetto al piano e alla proposta, perché qualora il commissario ritenesse piano l'operazione non coerente, dovrebbe riferire al tribunale addirittura per provocare la revoca dell'ammissione al piano di ristrutturazione della domanda. Detto questo, sono previste comunque misure protettive, anche qui non c'è l'automatic stay, ma è necessario che vengano richieste le misure cautelari e protettive di cui articolo 54, che sono quelle, diciamo, a noi ben note, cioè i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive, le prescrizioni restano sorprese, le decadenze non si verificano e la sentenza, eventuale sentenza per la pronuncia di liquidazione giudiziale non può essere pronunciata. Quindi comunque c'è questa protezione fino all'esito del procedimento.
un'ipotesi, è un piano che deve prevedere la continuità aziendale. Non è ipotizzabile una proposta del piano che preveda la liquidazione. E questo, diciamo, si può rilevare dalla formulazione dell'articolo 64 bis, che richiama come applicabile, espressamente richiama come applicabile il 94 bis, che è il punto incorporato preventivo in continuità aziendale, mentre non richiama il 114, che è relativo al concordato concessione del bene. Quindi da questo si desume che è imprescindibile che abbia ad oggetto la continuità aziendale. Ed è questo, diciamo, obiettivo di favorire e mantenere la continuità aziendale, quello che giustifica appunto la gestione ordinaria e straordinaria, la possibilità di trovare una soluzione con i creditori il più ampio possibile. Torniamo a dire, alla luce di questo, infatti, la proposta non ha vincoli di percentuali predeterminate, non prevede un apporto di risorse esterne e comunque non ha un oggetto predeterminato, c'è la massima libertà da parte dell'imprenditore. Tant'è che appunto alla luce di questo, alla luce della continuità aziendale, alla luce delle possibili ipotesi prospettate, si prevede come diciamo proprio in favore della prospettata, della sperata continuità aziendale, la deroga al principio della par condicio creditorum e la deroga, come appunto ho già accennato, al principio di immutabilità delle cause legittime di prelazione. Ora, gli effetti. Dalla data di deposito della domanda per il piano di ristrutturazione soggetto a moroga, si producono alcuni effetti. Allora, anche questi ben noti alle discipline concorsuali. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficaci rispetto agli altri creditori concorrenti dal deposito della domanda, lo sappiamo bene. Le ipoteche iscritte nei 90 giorni che precedono la pubblicazione del registro di imprese sono comunque inefficaci. Gli atti legittimamente compiuti nel corso del procedimento producono prededuzione dei relativi crediti. Altra cosa importante, gli atti e pagamenti compiuti in esecuzione del PRO sono esenti da revocatoria, sia fallimentare che ordinaria. Altro aspetto fondamentale, sempre a protezione della mira, dell'obiettivo di preservare la continuità aziendale, i contratti in corso. I creditori non possono, e qui c'è ancora un favor per la continuità, rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione né provocarne la risoluzione. Aspetto che è fondamentale perché conosciamo molto bene nella realtà vissuta delle procedure concorsuali, che uno degli ostacoli per la continuità aziendale è proprio quella del rischio di vedersi risolti i contratti, risolte le forniture e soprattutto laddove si tratti di contratti essenziali per la continuità aziendale. I creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento appunto dei contratti essenziali e proprio in virtù del fatto che l'imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria, non è prevista alcuna forma di spossessamento in danno dell'imprenditore. Prosegue appunto la gestione e le operazioni non coerenti e straordinarie con il piano, la proposta previste devono essere preventivamente comunicate in modo che il commissario possa eventualmente esprimere e sollecitare la revoca da parte del tribunale del decreto di ammissione. Non si applica nemmeno la normativa in ordine alla riduzione del capitale per perdite, quindi anche questo è un favore per consentire all'imprenditore debitore di trovare una soluzione alla propria difficoltà. Il tribunale, in tutto questo, il tribunale deve verificare la ritualità della proposta, quindi
il controllo di legittimità per eventuali vizi del procedimento e la corretta formazione delle classi, che sono obbligatorie. Un aspetto particolare è previsto per quanto riguarda la votazione. Abbiamo detto che il può essere omologato laddove sia approvato dall'unanimità delle classi dei creditori, quindi non l'unanimità dei creditori, ma l'unanimità delle classi. Per quanto riguarda, proprio perché comunque diventa vincolante per tutti, per cui questo diciamo il limite della unanimità delle classi è quello che giustifica la libertà di gestione da parte dell'imprenditore, la deroga a questi principi finora siamo ritenuti dei dogma assolutamente intangibili. Allora, le maggioranze. Allora, la singola classe ovviamente approva se raggiunge la maggioranza al proprio interno, ma approva anche se valutano, se votano i due terzi dei creditori votanti, che siano almeno la metà della classe. Il che significa, traducendo in banalizzando in termini percentuali, la classe all'interno della quale voti almeno la metà dei propri creditori si ritiene che abbia votato favorevolmente laddove i due terzi di questa metà si siano espressi in senso positivo. Il che vuol dire, facendo una semplicissima proporzione, che parliamo del 34% di ciascuna classe. Quindi, siccome l'unanimità prevista come posto per l'omologa è l'unanimità delle classi, non l'unanimità dei creditori, questo si traduce nella circostanza che basta che il 34% di tutti i creditori votino a favore del pro. Quindi, da interpretare correttamente che non si tratta di unanimità di creditori, ma unanimità di classi che risultano aver votato favorevolmente, corrispondono al 34% della consistenza di ciascuna classe. Ora, il PRO quindi è approvato se tutte le classi hanno votato a favore sulla base di questi principi. Potrebbe esserci un creditore dissenziente e comunque cui comunque è attribuita una tutela. Il creditore dissenziente potrebbe rilevare il difetto di convenienza, infatti, in quanto ritenga che la soddisfazione a lui riservata sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Qui parliamo di liquidazione giudiziale. Il tribunale deve verificare l'effettiva minor soddisfazione. Ebbene, qui torna il crackdown, nel senso che il tribunale, se verifica che non c'è un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, ritiene comunque di omologare il PRO. Quindi non è completamente vero che il come down sia diciamo escluso dal fatto dell'unanimità delle classi che votano a favore. Quindi questa è l'ipotesi in cui venga approvato. L'unanimità delle tutte le classi devono aver votato a favore, il creditore dissenziente deve dimostrare di subire un trattamento deteriore. Se il PRO invece non è approvato, perché non ricorrono questi presupposti, il giudice delegato deve riferire immediatamente al tribunale. In presenza di ricorso per la liquidazione giudiziale si apre la liquidazione giudiziale, a meno che il debitore nei 15 giorni, qui ha due alternative, o chiede il ricalcolo dei voti, scusate, sulla base del principio che forse il commissario si è distratto o ha sbagliato a fare i conti e quindi probabilmente la maggioranza di tutte le classi sia stata raggiunta, oppure ha ancora l'alternativa, la possibilità, la chance di modificare la domanda, convertendola in una proposta di concordato preventivo. Questo milita sempre a favore della natura concorsuale di questo tipo di procedimento. Ora, l'articolo 64 ter, che è a questa ipotesi dedicato, consente all'imprenditore di modificare quindi la domanda di PRO in domanda del concordato preventivo.
Allora, si parla di conversione della domanda da una procedura all'altra. In realtà, per il mio, non si tratta di conversione, è proprio un altro procedimento che si apre. È successivo, consegue alla mancata omologa, ma è proprio una procedura del tutto nuovo e svincolata. L'unico vantaggio è che i termini per l'approvazione del concordato sono ridotti della metà, ma non esiste altra, diciamo, conseguenza a questo mutamento di percorso. Mutamento di percorso che è ipotizzabile anche al contrario, cioè da domanda di concordato preventivo può esserci, è prevista la possibilità di modifica in piano di ristrutturazione omologata. L'adempimento è secondo quanto proposto, è comunque previsto anche per il PRO sia la risoluzione che l'annullamento. Infatti l'articolo 64 bis richiama sia il 119 che il 120. Il 119 è l'ipotesi di risoluzione del concordato per inadempimento. Deve essere chiesta entro un anno dalla scadenza dell'ultimo adempimento previsto ed è sempre ovviamente da prendere in considerazione un adempimento di non scarsa importanza, secondo i principi generali. L'annullamento, anche questo richiama i principi a noi ben noti, che è previsto dall'articolo 120, appunto qui si fa questo riferimento all'annullamento del concordato per qualora si scopra dolosamente esagerato il passivo sottratto o dissimulata parte dell'attivo. Quindi, da questo punto di vista, diciamo nulla di nuovo rispetto ai principi generali. La vera novità, appunto, di questo tipo di procedimento è, da un lato, la gestione lasciata all'imprenditore ordinario e straordinario, la possibilità di deroga ai principi che abbiamo sempre considerato le dogme, la condicio peritorum e spesso le cause legittime di prelazione, la possibilità di offrire ai creditori, non essendoci limiti nelle percentuali da dover loro proporre, né un vincolo per i privilegiati, né una percentuale minima che dovrà fare e si può anche incidere all'interno di classi, eventualmente fare una classe di creditori strategici. Chirografare in cui offrire una percentuale migliore. E la fortuna e l'efficacia di questo procedimento lo vedremo solo con diciamo, la concreta applicazione. La sua introduzione è stata piuttosto travagliata perché il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione hanno espresso perplessità consistenti anche la dottrina. Sarà solo la prova del fuoco della realtà a dirci che fine può avere. Spero di non aver sparato Allora, troppo, sono andata molto di corsa, ma mi premeva almeno. dovrei intervenire perché praticamente sta scadendo il termine del collegamento proprio generale, quindi Mi fermo. Spero solo di aver dato un flash sul tempo a disposizione, solo un flash poteva essere. Meno male che sono tre articoli e non sono più di tanto. Beh, però sono tutti voi Però piuttosto. sono pieni di complicazioni. Sì. Allora, la nostra consigliera cosa ci dice? Allora, io come promesso vi ringrazio tanto perché come responsabile dell'OCC ho avuto tanti chiarimenti anche per rispondere ai gestori che spesso chiamano me, chiamano professor Caiafa, perché come ho sentito dire più volte stasera, questa legge è poco raccordabile, diciamo così, siamo passati dal regime transitorio di difficile attuazione, o comunque di complicata attuazione, e comunque genererà delle domande e continuerà a generare problemi pratici e fini attuativi. E quindi noi siamo stati costretti a fare degli adempimenti nell'ambito del regolamento che abbiamo, poi dovremmo passare al vaglio del Ministero. Come sempre è successo, e questo comporterà altri notevoli disagi per la gestione ordinaria.
Ora io, ripeto, l'ho detto tante volte in tanti settori dopo questa riforma del processo civile, chiamiamola così, e quello che ho riscontrato è che questi problemi applicativi ci sono da tutte le parti. Quindi evidentemente, come ritengo che non si possa dare la colpa agli avvocati, come è stato detto, perché poi l'applicazione è più difficile. Che è troppo facile così, no? Prima non si ascoltano bene, soprattutto coloro i quali lavorano tutti i giorni in tribunale. E quindi, come al solito, dovremmo rimboccarci le maniche e trovare delle soluzioni alternative, a meno che, come ha detto prima il professor Costantino, non intervenga la Suprema Corte con delle soluzioni rapide a portata di mano, ma anche là, prima che ci si arriva, il percorso è lungo. Quindi io vi ringrazio per le conferme che ho avuto, anche la conferma che se sbagliamo c'ha un senso perché non c'è niente di perfetto, ecco, non c'è niente che possa essere considerato un puzzle terminato. E quindi grazie, chiederemo ancora, credo, la vostra collaborazione No, di certo, parliamo. esperti, in caso, esatto, continuamente perché appunto siamo spesso in Noi deure con loro. Grazie mille. abbiamo un incontro, Maria, il 30 novembre, dove le novità sono proprio ristrette, questa dimostrazione della nostra diciamo, collaborazione tra Composizione Crisi e OCC, sono dirette proprio all'esame delle novità nell'ambito dei procedimenti propri dell'OCC. Ma sì, perché è tutto collegato, ogni volta ne salta una fuori, cioè, purtroppo è così e dobbiamo inventarci noi delle cose tipo pionieri, perché non è chiaro il testo legislativo. Quindi Perché Giorgio Costantino ha fatto riferimento, dato quel vuoto normativo che è una delle questioni che abbiamo più volte affrontato, no? Ha fatto riferimento al buonsenso. E io condivido il buonsenso. Il problema è che il buonsenso di un giudice non è detto che sia lo stesso buonsenso di un altro giudice. ma ci E siamo già passati, e ci siamo già vorrei passati. dire a Giorgio, che ho visto che è ricomparso, vorrei dire a Giorgio che il Tribunale di Roma, che è stato da noi compulsato in un incontro con uno dei giudici che dovrebbe dedicarsi a pieno a questa materia, ha dato lui stesso delle interpretazioni dubitative, il che significa che ovviamente ciò comporterà che quando capiterà un determinato magistrato avremo una soluzione, un altro magistrato un'altra soluzione. Non c'è neppure il coordinamento di un presidente che almeno dica: beh, comportiamoci tutti nella stessa maniera, dopo aver discusso tra di loro. Questo espone, parlando poi quando parliamo di sovraindebitamento, parliamo di situazioni, diciamo la verità, anche molto particolari, no? Dove quindi avere un po' di chiarezza non basterebbe. Diciamo che questa legislazione nuova, che già quella vecchia per affrontarla bene, per farla digerire in modo sistematico e costante al nostro tribunale, ci ha comportato degli sforzi sovrumani, ma soprattutto non risponde all'esigenza per cui è stata percepita, per cui è stata costituita, aiutare prima le persone, poi le imprese in difficoltà, insomma, diciamo che ce la fanno sudare questa costruzione di una società migliore e più florida. Ecco, questo è sempre quello che io definisco lo Un scollamento dalla realtà. messaggio. Allora, ringrazio tutti, chiedo scusa che è sta mano alzata. Salutava. Ah, stai salutando, se no te la taglio. Non parlo dello scoiattolo e non parlo delle ciliegie. Quando vuoi ne parlerai te, ti invito a un webinar solo per scoiattoli e ciliegie. Arrivederci a tutti e grazie Grazie a a voi tutti, per grazie. l'ascolto. Arrivederci, buonasera.